Buongiorno, procuratore. Senta, come prima domanda, con l'autorizzazione della Corte, vorrei porle alcune domande dopo averle posto in visione due documenti che in verità in una delle udienze precedenti le erano stati mostrati, ma quando ho cominciato a fare delle domande lei poi ha accusato loro un momento di stanchezza, per cui dobbiamo ritornarci per vedere se lei è in grado di fornire delle spiegazioni e delle risposte alle domande che le farò. Presidente, si tratta rispettivamente. Sì, noi le abbiamo già qui, quindi non è necessario darne Ah, copia alla va Corte, bene. perché sono quei almeno credo che siano quelli che erano stati appunto Sì. già esibiti. Il primo che Uno inizia posizione politica. politica, Sì. eccetera, e l'altro con la prima parola non è molto leggibile. Ah, l'onorevole Berlusconi, eccetera, Esattamente. eccetera. Va bene. Si tratta rispettivamente, per ricordarlo i signori avvocati, il primo è un documento sequestrato il 17 febbraio del 2005 in un magazzino nella disponibilità di Massimo Ciancimino, il secondo documento è stato invece esibito dallo stesso Massimo Ciancimino nel corso dell'interrogatorio del 1 dicembre 2009 al PM e acquisito dall'Ufficio del Pubblico Ministero. Mi autorizza? Prego. E allora, intanto leggo il primo, per quello che riesco a decifrare, ma è abbastanza decifrabile. Posizione politica: intendo portare il mio contributo, che non sarà di poco, perché questo triste evento non ne abbia a verificarsi. Sono convinto che questo evento, onorevole Berlusconi, vorrà mettere a disposizione una delle sue reti televisive. Innanzitutto le chiedo se lei è in grado di precisare di chi sia la grafia di questo manoscritto. Non è di mio padre sicuramente, però non sono in grado di precisare chi è l'autore. Lei, prima del deposito agli atti processuali, questo documento lo aveva materialmente visto ed eventualmente commentato con suo padre? L'avevo visto e commentato, ma nella sua interezza. Come noterà, questo documento, Presidente, è la metà di un foglio. Erano dei fogli che avevo girato a mio padre, che avevamo commentato a mio padre, ma qui si tratta di foglio A4, ma di metà, per cui l'avevo consultato e ne avevamo parlato nella sua interezza e mio padre ne aveva redatto una versione più leggibile, anche meno sgrammaticata e secondo lui più incisiva per quello che doveva essere il fine ultimo di queste missive che lo stesso si apprestava a correggere per poi farle riavere ad ambienti del Provenzano per veicolarle a chi di dovere. Allora, in che periodo lei aveva visto questo documento? Ora ha anzi precisato che aveva visto un documento più ampio. Era il documento, nella sua interezza, In che periodo Presidente. lei lo vede per la prima volta? E poi che cosa significa io l'avevo girato a mio padre? Erano dei documenti che mi erano stati inoltrati da ambienti fino al Provenzano, ora non ricordo esattamente se dallo stesso Provenzano, perché se già nel 93-94, perché parliamo anni in cui mio padre era già 12, dopo la carcerazione del 19 dicembre del 92 per la richiesta del passaporto. Questi documenti mi erano stati veicolati per farli leggere a mio padre, per far sì che mio padre un po' li correggesse, li vedesse per poi restituirli a chi me li aveva dati in modo da farli pervenire a chi di dovere per stimolare il Presidente del Consiglio Berlusconi appena eletto a espletare quello che erano gli impegni presi e a non mancare a certe promesse che aveva fatto nel momento in cui aveva voluto e anche con grande sforzo, diciamo,
non di poco, anche degli amici, diciamo, di mio padre, tutto quello che era il pacchetto elettorale, far confluire tutti i voti intorno a questo nuovo partito che stava nascendo. E di fatto erano state anche abbandonate tutte le tesi di tutti gli altri partiti che in quel periodo si stava vagliando di far nascere. L'entrata in politica di Berlusconi era stata un po' approvata da tutti, per cui dallo stesso ci si aspettava un atteggiamento un poco più comprensivo per quelle che erano le esigenze di coloro che avevano anche acconsentito. Anche attraverso quella che era stata la trattativa, l'interruzione delle stragi e cose, di far nascere questa coalizione politica. Senta, quindi lei ricorda quando portò a suo padre, le ha detto girai a mio padre, adesso ci dica che cosa significa girai a mio padre, questo documento, se suo padre era al carcere, se... Sì, assolutamente sì. E in che periodo quindi? 94, c'era un momento di quasi, mi ricordo come mio padre diceva, come quasi Berlusconi si stava facendo mettere lui lo chiamava, mi scusi l'espressione, in sacchetta da quelli che erano gli attacchi e la forza del Partito Comunista, cioè stava cedendo un po' il passo a quelle che anche erano delle esigenze. Lì bisognava fare un intervento, lì bisognava chiamare Berlusconi ai suoi ranghi, bisognava ricordare a Berlusconi quelle che erano le sue promesse fatte, che nel momento in cui, in una famosa intervista del 1977, lo stesso Repubblica aveva detto che nel momento in cui sarebbe stata una forza politica degna di combattere comunismo e cose varie, lo stesso non avrebbe avuto difficoltà a scendere in politica, a mettere a disposizione televisioni e questo. Era un richiamo ai ranghi, un richiamo alle promesse assunte durante quella che era la campagna elettorale. Senta, lei quindi materialmente dove la consegnò questa documentazione? Mio padre era carcerato, presidente, in quel momento nel supercarcere di Rebibbia. Ma in quel momento lei, Massimo Ciancimino, prima di averla consegnato, nel momento in cui la consegnò, vide questa lettera? Sì, ma la vedi nella sua interezza. Vedendola nella sua interezza, vide anche se recava l'indicazione di destinatari finali? Destinatari finali era il senatore Dell'Utri, era il tramite. Quindi destinatario finale era? Senatore Dell'Utri. Quando lei dice era il tramite, che cosa intende dire? Non so neanche se era senatore o deputato, sinceramente non lo so. Era il tramite, era l'interlocutore a cui questa lettera mio padre sapeva, e lo stesso io informai mio padre che doveva essere informato di questa, cioè doveva essere consegnata, mi scusi, non informato, consegnata la parte corretta di mio padre di questa missiva, era proprio per il senatore Dell'Utri. Ma perché viene coinvolto suo padre? Noi abbiamo quindi gli autori di questa lettera, di questa richiesta, di questo richiamo, come l'ha definito lei, che sono fuori, Sì. e il destinatario che è Dell'Utri che è fuori. Lei, innanzitutto, le volevo chiedere, quando consegnò la lettera a suo padre, fu in quel momento che ne vide il contenuto? Cioè, al carcere parlaste di queste cose? Sì, al carcere. E Mi scusi. suo padre le disse qual era il senso dell'intervento di Vito Ciancimino, cioè perché veniva messo a conoscenza Vito Ciancimino Perché se di no mio questa padre lettera? avrebbe convocato una conferenza stampa e lì avrebbe raccontato tutto quelle che erano tutti i pregressi e tutti i rapporti per il quale si era giunta la formazione di quella, diciamo, forza politica. Ma suo padre è detenuto, come avrebbe potuto convocare la conferenza stampa? Che questo no, credo che si può fare anche, chiamare un giornalista, si può fare anche durante la detenzione. Ma perché, dico, se suo padre gliel'ha Sì, detto, sì, non le sì, sì. chiedo un giudizio, perché Provenzano o chi per Ma era Provenzano una vuole forma. fare leggere questo documento, noi Era, abbiamo uno guardi, presidente, stralcio, a Vito Ciancimino? io stesso me l'avevo chiesto. Era una specie di coinvolgerlo, di non lasciarlo escluso, perché di fatto mio padre era rammaricato, molto adirato con la storia del passaporto,
con la palese sostituzione nel suo ruolo di Dell'Utri, anche se di per sé, dopo il primo anno di carcerazione, anche dopo no, Ciancimino, lasci stare un po' tutta questa ricostruzione. Lei ci dovrebbe dire qualcosa di più preciso. Lei prende questo documento da persone, Provenzano chi per lui, va in carcere, cosa dice a suo padre? Ci riferisca innanzitutto l'accaduto, il fatto, poi tutto il resto lo vediamo. Mi dico che c'era questo documento che mi era stato... Quindi lei consegna in tutto un foglio aperto, quindi visibile, eccetera, glielo consegna, che cosa gli dice esattamente? C'è questo documento che mi è arrivato, non mi ricordo se mi è arrivato dai familiari Lipari o dai familiari Udine o qualcosa di Berlusconi, vorrebbero che tu lo rileggessi. Mio padre qualcosa già sapeva. Quindi basta, l'unica cosa che gli era stata richiesta è che lei chieda a suo padre, tu lo devi rileggere. Sì, e poi discutiamo un po' di questa situazione, del fatto che sto Berlusconi, secondo mio padre, lui dice che si stava facendo mettere in trappola, no? Aveva gli attributi. E qua ritorniamo sul discorso, io invece vorrei innanzitutto attenerci ai fatti. Lei riceve questo documento da persona che non ci sa dire? Assolutamente sì. E lo porto allora, durante... facciamo un passo indietro. Cosa le chiede, chi le consegna questo documento? Di consegnarla a mio padre di farlo. Glielo consegna aperto evidentemente, quindi lei Sì, normalmente come arrivavo... Lo vede, che cosa dice di dire a suo padre? Vogliono che lo rileggi, che lo correggi e che ne stili una copia leggibile, cosa che mio padre fa. E poi non so se mi consegna direttamente, ma fa avere tramite l'avvocato Guercio, credo. Ma non ricordo esattamente. Prego, pubblico ministero. Perché poi di questa, Presidente, per cercare di, appunto, di legare le due cose, questa è una parte del foglio, perché ne manca una parte. Mio padre poi consegna una o due pagine di un foglio per intero, manoscritto personalmente da lui, indirizzato a chi di dovere, cioè... riformula tutto insieme rimettendo in ordine quelle che dovevano essere gli impegni e quelle che potrebbero essere state le conseguenze, ovviamente cercando di limitare quello che poteva essere secondo lui l'uso di violenza o rapimenti nei confronti di famiglia Berlusconi che riteneva inutili e esagerati. Quindi per ritornare alla domanda che le ha fatto il pubblico ministero in maniera precisa, la ragione dell'intervento di suo padre era quella di mettere in bella forma, in sostanza. Sì, e di essere lettera. Anche coinvolto in questa storia, perché mio padre in quel momento. Ma suo padre era detenuto, le ha detto. Sì, e di quanti questo era amareggiato, nel senso di far capire che i rapporti non erano interrotti. C'era stata la vicenda della collaborazione con Caselli, cose, era un riallaccio di rapporti. Vabbè, ritorniamo al pubblico ministero. Senta, lei sa spiegare, è a conoscenza del perché, del come mai, diciamo, nel magazzino della Daura viene rinvenuto un documento soltanto in una versione parziale? Se ne è a conoscenza, non dia giudizi, cioè lei sa perché... Posso fare solo conclusioni, non sono, diciamo... Allora, le faccio una domanda. Lei era, intanto, prima del 17 febbraio del 2005, era consapevole, mi ascolti bene e mi segua bene, lei ha già detto ero consapevole del contenuto di tutta la cosa, sapevo che cosa riguardasse, ma era consapevole che nel magazzino della Daura fosse conservata soltanto... una parte di quella lettera? No, dovevano esserci tutte. E come mai, signor Ciancimino? Quindi lei pensava che ci fossero tutte, ma le aveva conservate lei? Oppure... Non le avevo portate tra il materiale che, diciamo, volevo utilizzare per il libro, te ne avevo conservato, perché ovviamente in quel momento, non scordiamoci Berlusconi che carica ricopriva, per cui diciamo l'avevo tralasciato, e poi faceva parte del materiale che era stato trasferito dalla ditta dei trasporti interamente nei magazzini, assieme a tanta altra documentazione. Faccio una domanda più diretta. Prego, cerco poiché di essere ancora più incisivo, più preciso. Poiché abbiamo già lungamente parlato di altri documenti che lei... detto di avere custodito in quel periodo, in quello stesso periodo, nella cassaforte della sua abitazione, poi portati anche fuori e abbiamo detto tutto quello che abbiamo detto. Io volevo capire una cosa, c'era una ragione per cui comunque una parte di un documento che comunque si riferiva anche ad una personalità politica nel frattempo divenuta sempre più importante
non fosse conservata in cassaforte, ma nel magazzino. Cioè lei era consapevole che questo pezzo di documento era messo assieme ad altri tanti documenti nei cartoni del magazzino? No, consapevole no. Perché tanto io poi, quando io faccio una cernita tra i documenti, anche quelli che sono conservati non per il libro, ne trovo un'altra nella sua interezza e ve la consegno. Okay. Ma lei l'aveva già rivisto questo documento dopo averlo consegnato in carcere a suo padre? Sì, l'avevo rivisto. E quando l'aveva rivisto? Cerchi di essere un po' più preciso. Perché noi siamo per ora, da quello che ci racconta, al momento in cui lei consegna il documento, suppongo in originale, al carcere. Sì, quando c'è il trasloco nel 2000, quando prendo delle cose da portare a casa. Alcune... Quindi a suo padre è già morto, in sostanza, dopo la morte di suo padre? Sì. Lo vede soltanto in quel momento? No, lo vedo quando lo consegno. Ok. Poi dopo noi dobbiamo presumere che cosa? Che presume, è un dato di fatto. Lo vede ancora in originale dopo la morte di suo padre? Mi viene consegnato, sì, per consegnarlo a mio padre. Ok, e quindi noi abbiamo questo documento originale che è in carcere in questo momento con suo padre. Io vorrei capire se poi lei ha conoscenza o che cosa vede successivamente. Vedo il documento redatto da mio padre, che è un altro, con la grafia di mio padre, che mi viene consegnato. E quando che io... lo vede? Ancora in carcere? Ancora in carcere. E io... suo padre le restituisce il documento? Sì, non mi ricordo se me lo restituisce direttamente o tramite l'avvocato Ghiron o tramite l'avvocato Guercio. Questo ce l'ha detto. La copia, che il documento che lei aveva consegnato a suo padre, è ancora in carcere con suo padre, o no? Questo il non suo... manoscritto da Vito Ciancimino, Presidente, vuole sapere, nel momento in cui suo padre le dà poi il documento manoscritto da Vito Ciancimino, lei questo altro documento che lei aveva portato... Cioè la velina, diciamo, la brutta copia, se mi viene restituita... Non la brutta copia, quello che lei ha consegnato, esatto, a suo padre... Non me lo ricordo. Che questo è quello che ha consegnato. Sì, non mi ricordo. Sicuramente mio padre me l'avrà dato. Non si tiene cose con grafia non sua in carcere, però non ho un ricordo preciso. Se mi consegna la minuta. Per questo l'ho chiesto quando lo ha rivisto dopo, perché volevamo capire, che si renda conto che abbiamo un iter un poco per il quale abbiamo difficoltà a seguirla. Io cerco di ricostruirlo, forse per facilitare. Cioè, questo mi viene consegnato nella sua interezza, ed era uno o due più di documenti, ora non mi ricordo esattamente, mi viene consegnato per farlo avere a mio padre, che il 94, dopo una settimana, 10 giorni, lo stesso mi viene riconsegnato quasi nella sua, diciamo, ossatura, manoscritto da mio padre, e mi viene chiesto da mio padre di farlo riavere a chi lo aveva mandato, ma non si trattava del mezzo foglio, si trattava di un foglio e mezzo, credo addirittura due. Scritto da suo padre, noi ma, stiamo parlando, sì. Ancora, volevamo capire invece questo scritto da altra persona, perché questo noi abbiamo qui, almeno fino ad ora il pubblico ministero questo ci ha esibito. No, ora arriveremo al seguito. Abbiamo già esibito anche un manoscritto, quindi quello prodotto, l'ho già detto poc'anzi, il 1 dicembre 2009 da Massimo Ciancimino, però in ogni caso... Lei ricorda se quando suo padre poi le diede il manoscritto, sul quale arriveremo, le ridiede anche il manoscritto di... No, non ho un ricordo di questo. Se mi ha detto la brutta copia, diciamo. Se mi ha dato la brutta copia da correggere, no, non me lo ricordo. Vabbè. Andiamo avanti. Senta, fermiamoci sempre a questo che lei chiama brutta copia, comunque il documento che lei porta in carcere. Lei le viene sequestrato il 17 febbraio del 2005 nell'ambito dell'inchiesta che all'epoca la riguardava per riciclaggio e quant'altro, giusto? Sì, sei qua. È un'intestazione fittizia. Allora, io le faccio due domande, mi ascolti con attenzione. Nell'ambito di quella indagine, Cimino mi ascolta, sì, che vedo ascoltando. Che è concentrato sulla lettura. Poi, nell'ambito di quella indagine, innanzitutto le volevo chiedere, lei agli atti processuali di quella indagine, questo documento così, lo ha mai visto? No.
Quando lo rivede in un'occasione processuale? Quando me lo mostra alla Procura della Repubblica di Palermo. Quindi? Nel 2000, tra il 2008 e il 2009. Ora non mi ricordo esattamente l'interrogatorio nella quale mi è stato esibito, so solo che era un argomento, mi ricordo quell'interrogatorio perché proprio l'ho voluto interrompere, perché era un argomento proprio che non volevo trattare. Ora non so se lei ha contezza di quell'interrogatorio davanti a sé, credo che mi ricordo c'è stata pure un'interruzione, proprio perché io ho detto, vi prego, già mi sono spinto avanti, non andiamo oltre. Io ovviamente ne ho contezza e ne ho anche il ricordo, ma il problema è che dobbiamo chiarire le cose. Quindi lei non lo vede agli atti processuali? No, assolutamente no. Benché sequestrato? Benché sequestrato. E ovviamente non era il solo essere stato sequestrato, perché se c'era quello, c'erano gli altri. Vabbè, questa, diciamo, sono, ovviamente. Sto chiedendo di questo. Le sono mai state poste domande quando lei è stato interrogato nell'ambito di quelle indagini? Parecchie volte. Ha risposto? Sempre. Le sono mai state poste domande su questa documentazione? Mi ricordo una volta sola non ho risposto. In un anomalo interrogatorio, se vuoi lo approfondisco, però non riguardava queste domande. Non ha pertinenza aveva pertinenza. Vabbè, le sono mai state poste domande su queste. Quindi l'argomento, diciamo, scompare dalla sua attenzione fino a quando noi... Niente, non è stato mai parlato né in indagini preliminari né in niente. Né è stato mai depositato agli atti di un processo che era in rito abbreviato, per cui abbiamo... Senta, Presidente, soltanto per scrupolo e completezza di conoscenza della Corte, vorrei produrre, precisando che sono tutti atti che sono contenuti al fascicolo del pubblico ministero, un carteggio che dà conto delle modalità con le quali la Procura della Repubblica, conducendo questa indagine sulla trattativa, è entrata in possesso di questo documento. Se... Li citi per i difensori, così poi li interpelliamo, vediamo di che cosa si tratta. Ma è una lettera che noi si muoveva dal verbale di perquisizione e sequestro che nel frattempo avevamo visto. Una lettera prima alla Procura Generale, perché intanto il processo nel quale era stato operato il sequestro pendeva in Corte d'Appello per la trasmissione del documento. Una risposta della Procura Generale rinvia, diciamo, la possibilità di reperire il documento alla Corte di Appello, una nostra lettera alla Corte di Appello di Palermo, una risposta della Corte di Appello di Palermo sezione quarta penale che attesta che, controllati 62 faldoni e le due scatole che compongono il processo in oggetto, non è stato rinvenuto il materiale sequestrato, e poi una è un carteggio interno al mio ufficio per cercare di capire dove fosse questo materiale sequestrato. E poi il verbale di apertura e chiusura di plico contenente documentazione sequestrata. Vabbè, quindi sono le attività strettamente connesse, documenta l'attività sì. Strettamente connessa alla ricerca, al reperimento del documento. Vabbè, difensori, su questo nessuna opposizione, va bene, quindi allora acquisiamo questi documenti, si tratta evidentemente di attività materiali. E allora, procediamo. Ti chiedo scusa, scusi dottore, nessuna opposizione, posso solo leggere un attimo il contenuto? Certo, lo puoi esaminare. Prego. Preciso che è comunque tutto... Sì, certo. Senta.
Intanto, l'altra volta gliel'avevo fatta, ma poi l'udienza è stata interrotta. Lei, sempre con riferimento a questo primo manoscritto, non di suo padre, commentò con suo padre il riferimento a questo triste evento? Sì, era stato... si riferiva a un rapimento o a qualcosa inerente al figlio di Berlusconi. Credo che l'avevo risposto anche nella precedente udienza. Riguardava una velata minaccia a uno dei familiari di Berlusconi. Senta, sul contenuto andiamo adesso ad altre domande, però prima, per cortesia, si metta in visione del manoscritto che lei ha già detto essere di suo padre. Sì. Non so se la corte ce l'altro, l'ha. Sì, è pure qui. Allora, l'onorevole Berlusconi metterà a disposizione una delle sue reti televisive. Se passa molto tempo ed ancora non sarò indiziato del reato di ingiuria, sarò costretto ad uscire dal mio riservo che dura da anni e pertanto sembrerebbe costretto, poi c'è una cancellatura, a convocare, poi sopra c'è riscritto, convocherò una conferenza stampa, non solo per questo modesto episodio, ma soprattutto per dimostrare la inettitudine che dura da quando, e poi si interrompe questo. Lo vede, Presidente, anche in questa, che questo documento è stato redatto in carcere da mio padre, perché questo credo che sia stato già periziato, come insomma, io poi ovviamente ho una capacità di capire subito la grafia di mio padre, data per il fatto con l'onorevole Berlusconi. Berlusconi è divenuto onorevole nel 1993 o 94, per cui si tratta di manoscritti che mio padre dal carcere mi faceva pervenire. Non è qualcosa che è antecedente o fatto negli ultimi anni. Questo volevo dire, quando lei poco fa mi diceva non si riusciva a capire. Questa è parte delle risposte che mio padre aveva corretto, aveva anche messo in maniera italiana più leggibile. Io poi mi riferivo a prendere le cose, magari si commentava un attimo, non è che era poi... Ma questo manoscritto di suo padre, intanto questa parte che le stiamo sottoponendo è un documento o una parte di un documento? Una parte. E lei ricorda se questo manoscritto di suo padre recasse il nome di destinatario o destinatari? Berlusconi e Dell'Utri, mi ricordo io, ma perché ne abbiamo parlato anche quando abbiamo rivisto questi documenti nel 2000, nel mezzo delle cose, che poi non mi sembrava neanche opportuno tanto parlarne, perché non mi interessava poter mettere nel libro, se ne chiacchierò cose, ma erano loro i destinatari. Lei questo documento di cui quell'estratto che le abbiamo letto è parte, lo ha materialmente, lo ha ricevuto da suo padre, giusto? Sì, sì. Lo ha consegnato? Sì, credo di averlo consegnato alla Procura di Palermo. No, prima di consegnarlo alla Procura di Palermo, ne abbiamo già dato atto il 1 dicembre 2009, lei lo ha consegnato a qualcuno quando lo riceveva? Sì, agli interlocutori che mi avevano detto di darlo a mio padre. Poi non so se è arrivato a destinazione, io l'ho ridato. No, lei intanto a queste persone... A queste persone sì, l'ho ridato come Provenzano mi era stato... Provenzano o famiglia Lipari o famiglia Udine, lo ha consegnato? Sì, l'ho consegnato, non potevo omettermi da quelle che erano... Cioè, senta, ma... È dall'inizio credo di quest'esame che cerco di far capire che non c'è qualcosa che mio padre mi chiedeva, che io non potevo non fare. Le volevo chiedere una cosa, ma queste persone... Parte ha già risposto nel corso della prima udienza dedicata al suo esame, però le devo rifare la domanda. Lei sa come Provenzano, queste persone dell'entourage di Provenzano, avrebbero potuto consegnare questa lettera al destinatario Dell'Utri? Ma perché erano avevano conoscenza diretta. Che ci fosse una conoscenza o un rapporto diretto... Che ci fosse un rapporto diretto tra il Provenzano e Dell'Utri, mio padre ne era a conoscenza da tempo.
Senta, è in grado di rispondere a quest'altra domanda sul contenuto? Che significa? Sarò costretto ad uscire dal mio riserbo, si può capire, intuire, che dura da anni. E pertanto convocherò una conferenza stampa non solo per questo modesto episodio. Modesto episodio si riguardava un momento, ora non mi ricordo preciso, in cui Berlusconi stava appunto cedendo il passo a quelle che erano alcune richieste del Partito Comunista, che poi non facevano piacere sicuramente agli amici che mi avevano dato questa lettera per mio padre. E ovviamente mio padre riteneva più efficace, levando la minaccia al figlio, perché qua non si tratta più di minaccia al figlio, poter dire che era molto più, diciamo, incisiva e persuasiva un'eventuale uscita al riservo del mio padre, dei rapporti con Berlusconi e di tanti altri rapporti che custodiva da tempo. In relazione a questa lettera, a quella di prima, sostanzialmente al coinvolgimento di suo padre, siccome si capisce, se passa molto tempo e ancora non sarò iniziato il reato di ingiuria, sarò costretto a uscire dal mio riserbo, io non la voglio qualificare, ma in qualche modo sembra o fai una cosa o io esco dal mio riserbo. Le chiedo. L'argomento preciso che c'è l'intervento preciso no, doveva fare no? Questi signori, perché lei ci descrive una situazione in cui non era suo padre, non era solo suo padre viene coinvolto, ma ed è suo padre a, tra virgolette, prospettare di poter uscire dal riservo. Allora iniziamo da qua, suo padre uscendo dal riservo in che modo avrebbe potuto danneggiare la posizione politica, la figura del frattanto diventato onorevole Berlusconi, cosa avrebbe potuto riferire? Riferire primo tutto quelli dei rapporti che erano intercorsi di dazioni di denaro, che erano intercorsi tra mio padre e Berlusconi in merito a quelli che erano stati gli investimenti fatti anche tramite Buscemi, Bontade e Bonura, quando vendettimo la società quella di Via Don Orione. I soldi furono veicolati tramite la banca Rasini e la banca del Gottardo per questo tipo di investimento. E poi tutti i pregressi rapporti anche che lo stesso mio padre aveva intrapreso con altri soggetti. Ovviamente per mio padre era Berlusconi era più incisivo minacciare Berlusconi in uscita del riservo al mio padre che non usare forme di violenza nei confronti di figli o altri. Quindi lei stesso utilizza questo termine minacciare perché capì che il significato era quello di fare pressione sull'onorevole Berlusconi. Io non elogio mio padre, per cui sono altri che elogiano i padri. Io sono qui che dico mio padre, è chiaro che usava anche questi strumenti, li ha sempre usati e li ha sempre adoperati. Lei con suo padre parlò che comunque doveva servire a ottenere uno scopo questa... Era una minaccia, cioè, come lo devo dire, non è che devo proteggere mio padre. Cioè. Però quello che, nel senso della domanda del PM, noi dobbiamo capire non quello che lei ha capito, ma quello che le ha detto suo padre. Sì. Cioè suo padre o fa le così, ha detto, o fa così. O fa così, oppure io dico che esatto, è Bonura e è chiaro, tutto il resto, o fa così. O racconto tutta la storia di come è nato Berlusconi. Quindi le ha detto, sì, sta riferendo le parole di suo padre, non quello che le ha capito. No, no, lei ci deve riferire io le parole di suo padre. Esatto. Vabbè. Incominciamo, mi ricordo, mister, incominciamo dai soldi a Rasini, a suo padre, a quello che suo padre faceva per noi. Fu molto categorico. Presidente, non, è mio padre, ma cioè, usava questi metodi. Faceva parte di un mondo che usava questi metodi, per cui... Non mi appartengono perché non ho mai subito pressioni, non ho mai aderito a nessuna pressione. Credo che le minacce rimonte nei miei confronti sono la prova. Ho chiuso il negozio di Chateau Dax quando mi è arrivata la prima richiesta di pizzo. Non ho mai aderito a nessuna richiesta di denaro. I pizzini di
di cui abbiamo già parlato, di Messina Denaro, ne sono la prova, non ho mai aderito a nessuna, non ho mai agevolato in nessun tipo nessuna organizzazione criminale. Allora, chiarito questa prima parte della mia domanda, andiamo alla seconda parte. Sempre le chiedo quello che lei ha saputo, suo padre, eventualmente anche da altri soggetti con i quali lei ha già detto di aver avuto molti rapporti, la famiglia Lipari e quant'altro. Posto che la minaccia era questa, posso parlare e riferire tutto quello che so sulle vicende che aveva lei già riferito alla prima udienza. Ci sono anche altri documenti che comprovano questo. Ma che cosa volevano? Cioè, l'obiettivo che attraverso queste lettere, di cui in questo momento sì, abbiamo passato solo uno straccio, con Berlusconi onorevole, quindi siamo già, come ha giustamente fatto notare lei, dopo le elezioni del 94, che sono 27 marzo 94, sono arrivato. Queste persone che fanno queste richieste coinvolgono suo padre viene coinvolto tanto da prospettare lui una minaccia. Che cosa volevano da Berlusconi? Berlusconi volevano quelle che erano state gli accordi fatti, alcuni dei quali anche stilati da mio padre nel contropapello, di attenuazione, di pressione legislativa e una serie di altre situazioni nei confronti dell'associazione criminale Cosa Nostra. Volevano i vantaggi che erano stati auspicati per l'aiuto che si era offerto di dare a Berlusconi. Berlusconi stava mancando e stava incominciando pure lui a prendere distanze, secondo loro, e non stava rispettando i patti che erano stati messi in chiaro nel momento in cui si era deciso appunto di aderire a questa nuova forza politica nascente, di avallarla più che altro. Quindi l'obiettivo, diciamo, è sempre quello di portare avanti quello che era nato ancora prima. Certo, è la continuazione di quella che mio padre chiamava la trattativa che continua dell'Utri, ma di fatto i punti cardine erano sempre quelli contenuti nel contropapello, quelli discutibili, attenuazioni di leggi di repressione, attenuazioni sui pentiti, chiusura delle carceri, insomma quelli che erano un po' in quel che volgarmente chiamiamo contropapello, che erano gli appunti a futura memoria dell'incontro che poi non si è svolto con il 23 luglio con il Provenzano per l'omicidio, per l'assassinio di Irina. Presidente, vorrei, passando ad un altro documento, avere la sua autorizzazione a esibirlo a Massimo Ciancimino e contestualmente a esibirlo alla Corte. Si tratta di un manoscritto periziato come manoscritto di Vito Ciancimino. Sì, per l'identificazione dei partiti. Vabbè, poi lo leggerà così i difensori possono comunque identificarlo. Posso leggere? Comunque è la pagina 9 di un documento poi definito paradigma della collaborazione. Definito? Paradigma della collaborazione. Comunque questo documento, Presidente, è stato portato da Massimo Ciancimino
e poi preciserò anche in quale verbale, in questo momento non sono in grado. Comunque è un documento esibito, questo nella sua materialità, da Massimo Cencini. Un fatto importantissimo che da solo sta a dimostrare la mia posizione personale nei confronti del fenomeno mafioso è quello che io ho aderito all'invito dei carabinieri Col Mori e Cap Di Donno di collaborare con loro. Questa collaborazione, che si stava dimostrando foriera di buoni risultati, è stata interrotta dall'arresto del 19-12-92. L'arresto è stato giustificato dal pericolo di fuga, perché avevo chiesto il passaporto alla questura di Roma, mentre, come risulta dai verbali di interrogatorio del dottor Caselli, procuratore distrettuale di Palermo, il passaporto era stato chiesto alla questura col pieno accordo dei carabinieri, che hanno sottoscritto il verbale del procuratore distrettuale Caselli. Allora, io volevo, la vicenda lei l'ha riferita parecchie volte, non le chiedo nuovamente di commentare, a meno che lei non abbia qualche ulteriore particolare da aggiungere, però si legge, dopo quello che le ho letto, si legge tra parentesi Vinnu e in un'altra parentesi Repetita Juvant. Lo legge anche lei, signor Cencini? Vinnu era il nome con cui mio padre chiamava Provenzano. E allora, io le volevo chiedere... Ma non solo mio padre, molti, diciamo, a un certo livello, c'è chi lo chiamava il ragioniere, chi aveva più confidenza lo soprannominava Vinnu. Allora, lei questo documento manoscritto di suo padre, che lei ha portato alla Procura della Repubblica di Palermo, ha avuto occasione di analizzarlo, verificarlo con suo padre? Sì, ne abbiamo parlato. Posto questo, le volevo chiedere due... Ma è molto chiaro, poi c'era poco da commentare. Però io le volevo chiedere eventuali commenti, non... le volevo chiedere volevo sottoporre la sua attenzione su due parole, quelle tra parentesi. Vinnu e Repetita Juvant. Che cosa significa, se lo sa, se suo padre gliel'ha detto, il riferimento a Vinnu dopo che c'era scritto il passaporto era stato chiesto alla questura col pieno accordo dei carabinieri, che hanno sottoscritto il verbale del procuratore distrettuale Caselli? Vinnu. L'accordo dei carabinieri è a conoscenza di Vinnu, cioè del Provenzano. È stato sempre veicolato, mio padre, cioè i carabinieri sono stati sempre informati che il veicolo era Vinnu. Questo lei lo ha detto molte volte, ma siccome qua si sta parlando della vicenda passaporto, io le chiedo... Perché questo doveva essere legato a un viaggio che mio padre doveva fare in Germania a incontrare Provenzano. Ora non mi ricordo esattamente il contesto, forse nel verbale sono stato più preciso. Ma ne avevamo già parlato, credo, nelle precedenti udienze, che era previsto questo incontro in Germania con Provenzano. E suo padre aveva messo, a costo di ripetere qualche risposta, perché non mi posso... A corrente carabinieri, sì. Ne avevamo già parlato. E invece avete commentato il significato della manoscrittura Repetita Juvant. Sicuramente sì, quando ho consegnato il verbale magari ne avrò parlato, ma in questo momento proprio non... Sicuramente Repetita Juvant, mio padre lo usava sempre per dire quando ha detto e ridetto sempre, cioè non è la prima volta che si parla di questo argomento. Senta, volevo chiederle... Era una forma, anche quella un po' velata, di minaccia, quando mi pare c'è Repetita Juvant, diceva, mi raccomando, non è la prima volta che ve lo dico, quasi intimidatoria come... Poi di
dimostreremo attraverso la produzione del verbale di perquisizione e sequestro del 3 giugno del 96 che a suo padre sono stati sequestrati alcuni documenti in cella. Tra questi documenti c'è un dattiloscritto intitolato Paradigma della collaborazione. A pagina... Ma no, perché se no mi confondo... Questo fa parte del paradigma di collaborazione che ho consegnato io, diciamo, della velina, sì. Non dattiloscritta. Esattamente. Ah, okay. Questo l'ha consegnato lei ed è, abbiamo confrontato, diciamo, pressoché coincidente. Ora le volevo chiedere una spiegazione, se lei è in grado di darla, per favore, non faccio interpretazioni. È pressoché coincidente con un dattiloscritto che è stato rinvenuto nella cella di suo padre il 3 giugno del 96, quando venne operata una perquisizione disposta dalla Procura di Palermo. A pagina 6 di questo dattiloscritto si legge: un fatto importantissimo che da solo sta a dimostrare la mia posizione personale, assolutamente identico, però alla fine... C'è scritto: il procuratore distrettuale di Palermo, il passaporto era stato chiesto alla questura col pieno accordo dei carabinieri che hanno sottoscritto il verbale del procuratore distrettuale Caselli, e c'è scritto repetita iuvant. Non c'è il riferimento che nel manoscritto c'è a Binnu. Ovviamente saranno stati motivi di prudenza, immagino, però non mi ricordo esattamente il perché, però immagino che quando l'ha fatto dattiloscrivere il nome Binnu l'abbia fatto togliere, e questo rimaneva sempre negli atti di mio padre e non in quelli che doveva conservare. Non era difficile poi nel 96 interpretare anche chi fosse Binnu da parte della Procura di Palermo, che dove era già uscito il nome con la quale veniva apostrofato il mafioso provenzano, il capo di mafia provenzano. Comunque no, lei non aveva visto questo dattiloscritto sequestrato. Quando parlate di questa cosa, di questo documento del quale ha dato spiegazioni con suo padre, vi confrontate col manoscritto in cui già c'era scritto Binnu o... No, con questo. O col dattiloscritto? Con questo. Questo cosa? Col dattiloscritto. Ma scusi, poc'anzi lei... Col manoscritto, mi scusi. Questo intendevo quello che ho in mano. Sta facendo il gesto, sì, anche per la registrazione, che poi ovviamente non è video, quindi lei indica il documento che è stato consegnato, esatto, dal pubblico ministero. E quindi il manoscritto. Il manoscritto, per sì. Ora le ho esibito solo il, sì, manoscritto. Va bene. Mi scusi che ho concluso. Senta, le esibisco, col permesso della Corte, un altro documento, sempre agli atti del fascicolo del PM, un estratto di un libro credo Lino Iannuzzi, Processo del secolo, mi pare si chiamasse. Sì, Processo del secolo, lo ricordo bene. La pagina 253, il capitolo è Rina, chi lo ha pilotato? Ovviamente... Le leggo soltanto quello che è scritto nel... Era molto amico di mio padre, nel libro, frequentava casa nostra. Adesso ci arriviamo, soltanto perché ci sono c'è una manoscrittura a margine. No, non mi ricordo. Poi vorrei capire di chi è questa manoscrittura e a cosa eventualmente si riferisce. Posso leggerlo? Aspetto che lo legga. No, intanto le volevo chiedere se lei riconosce la grafia della manoscrittura. Sì, di mio padre. Vuole leggere cosa c'è scritto in questo? Mi scusi, il falso è chiaro e lampante.
È un po' lo stesso documento in merito alla dichiarazione di Firenze che scrive che il falso, la falsa dichiarazione che lui fa. No, innanzitutto lei aveva detto che c'era un rapporto personale tra suo padre e Lino Iannuzzi. Sì, molto stretto. Come fa a saperlo? Perché spesso, Presidente, ribadiamo il concetto, ero sempre io quello che veicolavo, ahimè, non solo i rapporti con certi personaggi, ma anche i rapporti con personaggi come poteva essere Panza, come poteva essere altri giornalisti, come poteva essere Lino Iannuzzi. Sono andato a contattare io per la prima volta, mi ricordo in un attico vicino a Piazza Longheria, siamo stati parlati, dicendo che mio padre aveva piacere a incontrarlo, sia lui che a Giuliano Ferrara. Poi da lì sono iniziati i rapporti personali, sono scambiati i numeri. Credo che lo stesso numero ve l'ho consegnato, era presente nelle leggendine, diciamo, di massima, dei numeri più importanti di mio padre. Che anni nasce questo rapporto tra suo padre e Lino Iannuzzi? Anni 90. 80, no, non lo ricordo esattamente. Prima dell'arresto di suo padre? Sì. Ma si mantiene nel tempo? Si è mantenuto sempre nel tempo, tant'è che anche io devo dire che l'ho chiamato a Lino nel periodo delle indagini su di me, era stato molto rassicurante. E poi una cosa che mi ha fatto strano che il giorno in cui avevo deciso che dovevo ritirare il cosiddetto papello, diciamo volgarmente, le controrichieste dello Stato, che si trovava a Parigi, lo stesso mi chiama sapendo che ero a Parigi e mi chiede di incontrarlo a un bar a Saint Germain. Ma era stato lei a informarlo che si sarebbe recato a Parigi? No, lui lo sapeva. Allora, non mi ricordo esattamente. Comunque chiese di informarmi e parlammo di questa situazione. A questo punto ci dica se, visto che era un momento in cui lei, devo dire, parlammo di questa situazione. Mi disse che non era corretto nei confronti della memoria di mio padre, anche in quelle che erano le sue volontà. Dice, non ti scordare anche che io con tuo padre ho parlato tante volte, che l'atteggiamento che avevo preso è la strada avviata di collaborazione con l'autorità giudiziaria di Palermo e anche di incolpare i carabinieri. Ma Lino Iannuzzi era a conoscenza di queste situazioni, del rapporto che suo padre aveva avuto con i carabinieri, delle vicende del 92? Sì. Come fa ad affermarlo? Io avevo detto, io personalmente, e anche mio padre dopo, perché sono incontrati anche dopo a casa mio padre, quando mio padre è rientrato a casa dai domiciliari, mio padre non aveva impedimenti a ricevere persone. Senta, soltanto questo... che aveva cambiato l'ufficio, mi ricordo che le ultime volte per portare i documenti di mio padre agli Annunzi ero andato a trovarlo proprio in un ufficio di fronte al Senato. In questa pagina, innanzitutto, lei ha commentato con suo padre l'apposizione, diciamo, di questa dicitura, il falso è chiaro e lampante, con riferimento a quello che c'è scritto accanto. Cioè, dice Vito, nel libro si legge, dice Vito Ciancimino, avevo avuto dal capitano De Donno varie sollecitazioni per iniziative comuni, le avevo respinte, ma dopo i tre delitti, quello di Lima che mi aveva sconvolto, quello di Falcone che mi aveva inorridito, quello di Borsellino che mi aveva lasciato sgomento, cambiai idea e ricevetti nella mia casa di Roma il predetto capitano. Sì, la tempistica quella concordata con i carabinieri, che mio padre fa riferimento anche in altri appunti che vi ho consegnato, nel senso di postdatare, c'era un accordo scritto anche di postdatare quello che erano gli incontri avvenuti con il capitano dei carabinieri. C'è una versione che doveva essere, perché che era stata anche raccontata ai magistrati, e che doveva essere concordata. Quindi questa, signor Ciancimino, è un collegamento che fa lei
tra la dicitura il falso e chiaro e lampante e la tempistica descritta nel libro? O è una... No, non è una cosa che commentiamo con mio padre. Io no, deduzioni non sono, non ne ho fatte né gli interrogatori né sono qui per fare deduzioni. Quindi suo padre le disse che... Ma mi sembra che, mi scusi se posso, signor Presidente, mi sembra che ci siano anche altri manoscritti dove mio padre fa cenno a verbali, io ne ho copia comunque, manoscritti di mio padre dove fa cenno alla verbalizzazione di atti istruttori non per come realmente sono avvenuti, ma per come era interesse che venissero redatti. Non so se mi spiego, c'è proprio un manoscritto di mio padre dove dice: come al solito non si verbalizza quella che è stata la vera discussione tra me e Caselli, ma per interesse dei carabinieri si fa il verbale solito di apparenza. Aspetti, però qua voglio chiarire subito una cosa. È stato chiaro, lei ha detto, mio padre si riferiva con il falso e chiaro e lampante alla tempistica, che era la tempistica, diciamo, concordata con i carabinieri, come se tutto fosse avvenuto a partire da una certa data in poi, dopo la strage di Via D'Amelio. Cosa che di fatto viene smentita dallo stesso De Donno, perché lo stesso De Donno... Sì, aspetti, non faccia, non argomenti. Le volevo chiedere questo. Lei ha fatto riferimento ai verbali, ma cosa intendeva dire suo padre quando diceva che nei verbali la data era concordata con i carabinieri? Nel senso, suo padre effettivamente nel corso degli interrogatori quale data indicava nel corso degli interrogatori come data dell'inizio di questi rapporti con i carabinieri? Agosto. Quindi indicava questa data, sì. Perché? Perché su precisa richiesta dei carabinieri si era messi d'accordo, anche per evitare conseguenze nei miei confronti e altre situazioni, che il tutto dovesse partire da agosto. E così era stato. Si è sbagliato soltanto che mio padre diceva l'8, il colonnello diceva il 28. C'era stato pure che non siamo capiti male, forse. Va bene. Mio padre qua scrive, cioè, in un'intervista, perché è un virgolettato, mio padre riferisce a Lino Iannuzzi, che in effetti ha intervistato mio padre durante la redazione di questo libro, che dopo le varie sollecitazioni per mettere fine alle stragi, dopo la strage Borsellino, che l'avrebbe sconvolto più di tanto, si decide a incontrare a Roma i primi di agosto, non so quando, il capitano De Donno, versione concordata con i carabinieri. Presidente, vorrei produrre... Ci sono altre pagine, devo... Ho no, visto. No, interessava capire al pubblico ministero chi avesse scritto quella e se avesse commentato lei con suo padre, sì, sì, sì. La dicitura... E semmai l'integrazione se può datare questa annotazione a margine di questo... Dopo l'uscita del libro, io adesso non mi ricordo esattamente quando è uscito il libro, perché quando andai a comprare poi ne arrivò pure una copia regalata dal dottor, dal, non so se era già diventato senatore, Iannuzzi e cose varie, però ora non ho, siamo sempre nel periodo quello che va dal marzo del 99 alla... Ma fu fatta una fotocopia per spiegare un po' meglio qua l'origine di questo documento. Qui noi vediamo che c'è una parte barrata. Sì, una parte che a mio padre non interessava, sbarrata, sì. Nel questa... libro o nella fotocopia? Lei cosa ha visto quando lei... Quando non so se mio padre ha sbarrato. Quando avete commentato questa annotazione? Erano... Cos'era? Il libro? Era una fotocopia? Ci spiego un po' meglio. No, erano state delle fotocopie che io, mio padre mi aveva chiesto di fotocopiare questa parte del libro. Questa parte in particolare. Sì, ha fatto due o tre Quindi fotocopie. Contestualmente. E contestualmente quando lei l'ha visto c'era già questa annotazione scritta, sì. Manoscritta, sì, al lato, sì, sì, sì. E commentate. Va bene, andiamo avanti. Poi Presidente, non credo che, non è che ne abbiamo parlato più di tanto, perché credo che da quello che già era venuto fuori
anche da testimonianze assunte dal capitano De Donno durante i vari processi, che questo episodio era falso, cioè non è che c'era bisogno dell'annotazione di mio padre ovviamente lo annota, ma mio padre riceve il capitano dei carabinieri i primi di fine maggio, i primi di giugno, come dallo stesso capitano De Donno confermato durante gli interrogatori. Presidente, io adesso vorrei esibire... Questo lo posso... Sì. Vorrei esibire alcuni documenti che sono stati sequestrati in cella a Vito Ciancimino. Prego. E per fare questo chiedo intanto l'acquisizione al fascicolo del dibattimento del decreto di perquisizione da parte della Procura di Palermo in data 3 giugno 1996, del verbale di perquisizione personale e locale delegata dal PM da parte del Comando Corpo Polizia Penitenziaria di Re Bibbia, sempre in data, purtroppo le fotocopie sono un po' sbiadite, ma si capisce. Era il motivo per cui si facevano le fotocopie, perché scriveva a matita, per cui 3 febbraio sempre 1996. E in pari data del verbale di sequestro della documentazione che in quel momento si trovava in cella. E non ho capito, le date mi pare che non... il decreto del 3 giugno ha detto 96? Il decreto è del 3 giugno 1996. E quindi il verbale antecedente? No, non antecedente, è dello stesso giorno, Presidente. Allora, siccome ho sentito 3 febbraio, 3-2 mi era sembrato di sentire. Ho sbagliato... Chiedo scusa. E il verbale di perquisizione è sempre del 3 giugno. 3 giugno, quindi nella stessa data decreto e verbale 3 giugno. E il verbale di sequestro pure del 3 giugno. Del 3 giugno, va bene. Anche evidentemente questi sono tutti documenti che poi tant'è credo che forse sono già nel fascicolo del dibattimento. Comunque diamo su questi difensori non nulla osservano e quindi anche questi documenti sono in ogni caso acquisiti. Risposta al dottor Ingroia, credo. Anche se mi pare di ricordare che sono già nel fascicolo del dibattimento. Comunque acquisiamo. Tant'è vero che il decreto di perquisizione... Tranne forse il decreto, ma i verbali mi pare che ci siano. Il decreto di perquisizione disposto dalla Procura della Repubblica di Palermo però è indicato come redatto in Roma il 3 giugno, ecco perché evidentemente fu... redatto il decreto, predisposto il decreto e subito eseguito. Sì, di fronte, ci fu uno scontro, mi ricordo, tra mio padre e la procura, e allora si ordinò il decreto. Presidente, per comodità, spillati a questa documentazione ci sono dei documenti che, sui quali voglio fare delle domande e che quindi esibisco al Ciancimino. E documenti sequestrati? Sequestrati, quella... sì. Sequestrati. Alcuni documenti manoscritti sequestrati, su alcuni documenti voglio fare delle domande. Ho capito, quindi saranno poi specificati man mano per sì. I difensori. Vuole che leggo o devo aspettare? No, leggo io perché così le leggo soltanto le parti su cui mi interessa fare delle domande. Allora, si legge in un documento manoscritto trovato in carcere a suo padre, in cella a suo padre. È il primo, Presidente, quello sì. Pagina 11. Agevolazioni sui processi, quindi siamo nel 1996, non ne ho avuto, nonostante le promesse... Mi scusi, io forse... Pagina? Guardi, è il primo manoscritto che trova dopo il verbale di sequestro. Ah, ho capito, non la seguivo, mi scusi. Sono
sistema con quel fotocopio. Ah, mi ricordo. Sì. Allora, agevolazioni sui processi non ne ho avuto, nonostante le promesse, io leggo dai Giuseppe, poi c'è un trattino, anzi, e quel che è grave, la propalazione di quanto scritto nei verbali resta nella discrezione di quanti sanno, con le inevitabili conseguenze su di me e sulla mia famiglia. Tutto ciò mentre mi trovo in stato di sequestro di persona, appunto perché autorità istituzionali, io leggo guardie e carabinieri, sapevano che non volevo fuggire, sapevano che ero in possesso di carta d'identità valida per l'espatrio e sapevano e sanno del passaporto richiesto. Su quel guardia ho qualche dubbio, per la verità, da quello che si legge, però è un'opinione, sentiamo nel frattempo, non leggendolo lo so, sembrerebbe una parola diversa, però può darsi, io non sono riuscito a... Leggendolo a noi sembra più giudici che guardie, però intanto vediamo se il test ha qualche elemento. Io devo rispondere? Se hai elementi, ripetiamo la domanda così forse il test l'imputato si è... Qua io non le chiedo quando l'ha visto, se l'ha visto il documento, perché abbiamo qua un dato oggettivo, documento che poi vedremo anche oggettivamente collegabile, ma ha scritto da suo padre, che suo padre aveva con sé in cella nel 96, quindi lo aveva scritto prima del 96. Intanto, visto che lei comunque ha visto tantissime manoscritture di suo padre, per quella cosa tra parentesi, come la legge lei? Giudici. Giudici e carabinieri. E allora, lei l'ha commentata questa... Sì, l'abbiamo commentata, però, Presidente, credo sia anche agli atti, non so del fascicolo del PM, ma di quelli che sicuramente vi ho conservato io, che a differenza vostra, voi avete l'originale. A mio padre fu consegnata una fotocopia, secondo mio padre e secondo anche uno scritto che ho presentato, fatto da mio padre, che secondo le sue, diciamo, elucubrazioni, il dottor Ingroia volontariamente aveva reso molto più chiare queste fotocopie per renderle illeggibili nel momento in cui mio padre aveva richiesto la restituzione. Difatti in un documento che vi ho prodotto, mio padre si lamenta e dice il dottor Ingroia non solo dopo l'interrogatorio, perché nego di rispondere a alcune cose perché non si stanno rispettando certi accordi, con i carabinieri ovviamente mi fa sequestrare le cose, ma poi al momento della restituzione me li dà in forma quasi leggibile. Mi ricordo proprio questo particolare, diciamo, voi avete qua una forma più leggibile. Quindi lei sta dicendo questo per dire che con mio padre commentammo questi documenti dopo che gli furono restituiti, però in una forma poco leggibile. Sì, ovviamente li commentammo in carcere, nel periodo ovviamente post-carcerazione, allora, cioè nel periodo della detenzione domiciliare. Due domande. Intanto quando si legge... Nonostante le promesse dai Giuseppe e poi c'è un trattino. Sarebbe le promesse fatte dai carabinieri su quelle che devono essere anche oltre ai patti stabiliti sulla consegna in linea, le agevolazioni processuali, specialmente su quelle che erano le misure di prevenzione. Ma chi è Giuseppe? De Donno. Mio padre scrive, anzi, se avesse condotto le cose lui come le stava iniziando a... Perché Presidente, io non so se in altre udienze ho parlato, mio padre, ancora prima dell'approccio dei carabinieri con l'approccio dei carabinieri subito dopo la strage Falcone, mio padre si era adoperato di fatto per poter influire su quelle che dovevano essere le perizie e le decisioni
del Tribunale di misure di prevenzione che aveva disposto i sequestri nei confronti dei beni, di alcuni beni di mio padre. Mio padre si era predisposto tramite il Cannella e altre amicizie che gli avevano consigliato di come arrivare al giudice tessitore. Lo stesso aveva fatto sì che venisse nominato come perito di parte il professor Di Miceli, e lo stesso Di Miceli era incaricato di redare questa perizia, per cui noi avevamo nominato invece l'avvocato Noto Sardegna, per cui già un piano di azione di mio padre per cercare di riuscire a riottenere il sequestro dei beni era in atto. I carabinieri ne erano informati e una delle promesse fatte era che avrebbero agevolato questo. Mi ricordo come in proposito il De Donno fece uscire anche un articolo sul giornale prossima a restituzione beni, poco prima che io dessi le mappe, quasi a invogliare mio padre a dare il tutto indietro. Mi scusi sta digressione. Senta, io torno un attimo su un argomento, sì. Prendendo spunto da questo documento, il documento poi redatto da suo padre inevitabilmente, certamente prima del 96, le parti lo potranno commentare nelle loro conclusioni e i giudici valutare, però io volevo tornare su questo. Autorità istituzionali, allora probabilmente giudice o carabinieri, e carabinieri sapevano che non volevo fuggire, sapevano che ero in possesso di carta d'identità valida per l'espatrio e sapevano e sanno del passaporto richiesto. Io voglio tornare un attimo a capire se lei è in grado. Sì, è sempre lo stesso argomento. Sì, l'argomento è questo, ma poc'anzi abbiamo letto anche un altro manoscritto di suo padre in cui faceva riferimento a Binnu, e lei lo ha collegato all'episodio della Germania. No, io non l'ho collegato, l'ha collegato mio padre. L'ha collegato suo padre. Mi scuso. Se suo padre era in possesso, così come qua ribadisce, di carta d'identità valida per l'espatrio, questo passaporto a che cosa doveva servire? E se a maggior ragione lei lo ha già detto, che suo padre gli ha ricordato con quella cosa Binnu, che si trattava anche della possibilità di andare in Germania, dove credo che bastasse la carta d'identità valida per l'espatrio. Questo passaporto suo padre perché lo chiede? Ma lo chiede perché glielo chiedono i carabinieri di chiederlo. Cioè, non è che era mio padre infatti non... Presidente, abbiamo fatto caso in udienza dove si è stato rimarcata l'anomalia, lo stupore dei legali, dei miei fratelli, di tutti, innanzi a questa richiesta di chiedere il passaporto. Non scordiamoci comunque che nello stato mentale in cui mio padre si trovava in quel periodo, riavere il passaporto dopo tanti anni in mano, quasi 10 anni, perché è stato ritirato nell'84-83, subito dopo quando fu sottoposto alla misura provvisoria dei 30 giorni di soggiorno obbligato, che sfrettò nel comune dei Patti, era sicuramente qualcosa che mio padre gli dava un senso anche di libertà postuma a quello che poi doveva essere l'incontro con Provenzano. Era chiaro che con la carta d'identità si sarebbe potuto recare, allora non so se neanche in Svizzera, non so dove. È chiaro che era qualcosa che a mio padre faceva gola, parliamoci chiaro, ne aveva fatto anche richiesta uno al signor Franco, ma in quel momento nessuno trovava opportuno poter avanzare una simile richiesta in quel determinato momento storico. Però sull'insistenza e sul fatto che lo doveva fare, ovviamente mio padre lo imputa, come lo scrive, lo dice e lo riscrive alla volontà dei carabinieri. Sì, il pubblico ministero le ha chiesto se sa qualche cosa per averglielo riferito suo padre su quel collegamento passaporto Binnu, visto che in Germania sarebbe potuto andare con la carta d'identità che aveva già. Questa è la domanda che l'ha fatto il pubblico ministero. Perché in quel documento, il precedente che abbiamo esaminato, viene collegato passaporto Binnu?
tra parentesi. Il pubblico ministero gli sta dicendo, lì c'è quel collegamento, passaporto, richiesta di passaporto e poi tra parentesi Bin. Perché e Bin lei ci ha dato quella... Perché Bin era stato pure informato di questa richiesta del passaporto di mio padre. Quindi non era il viaggio in Germania, ma il fatto che fosse stato informato Provenzano della richiesta di passaporto. Sì, 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 ma anche per passaporto. Incontrare Provenzano in Germania. Sì, sta... sì, ma c'è il manoscritto dove mio padre lo dice. Va bene, pubblico ministero. Cortesemente giri pagina. Sempre in cella suo padre, è stato sequestrato un documento con un'affermazione, poi vedremo, certamente di suo padre. Questa è fotocopia, ma è sempre dicitura di mio padre per la precisione, per la registrazione. Sì, sì, sì. Poi le riflessioni, secondo noi importanti, le faremo in altra sede. Noi. Presidente, non... Aspetti, signor Cencini, aspetti la domanda, non... Sto dicendo una cosa al Presidente, al pubblico ministero sta esponendo mi scuso. Che qua non vuole fare riflessioni, ma leggere un documento. Poi a lei chiederò se questo l'avete commentato. Tutto qua. Se Cangemi facesse parte della cupola, siamo prima del 3 giugno 96 che suo padre scrive queste cose, doveva sapere della trattativa condotta da poi con la cupola come membro autorevole della cupola d'accordo con i carabinieri. Allora io le chiedo se suo padre, qua si parla di trattativa di cupola e di carabinieri nello stesso documento e si fa riferimento a Cancemi avanzando un dubbio, se Cancemi facesse parte della cupola dovrebbe parlare della trattativa. Di questa cosa, cioè del fatto delle dichiarazioni di Cancemi o delle mancate dichiarazioni di Cancemi in quel momento, avete mai parlato con suo padre? Sì, nel momento in cui commentammo questo documento. Cosa le disse? Mi disse sempre quelli che erano il solito ritornello, che di questa trattativa... ne erano a conoscenza istituzioni e i massimi vertici di Cosa Nostra, per cui se Cangemi, come dichiarava, faceva parte della cupola, perché ometteva di parlare di questa trattativa? In questi termini, era d'accordo lui in questa collaborazione? Era una collaborazione pilotata, come mio padre sempre aveva additato a tante collaborazioni che erano state, secondo lui, oggetto di vaglio e di limitazioni e anche tempistiche vagliate dai uomini e le istituzioni? Per quello che eventualmente lei discusse con suo padre, o meglio suo padre con lei, suo padre sapeva quale forza di polizia gestisse, il pentimento e la protezione di Cancemi in quel periodo? No, non mi ricordo, signor. Sinceramente no. Andiamo ad un altro documento, sempre sequestrato. Non so se ne ho parlato, ma non mi ricordo. No, vabbè, questo poi... Se non lo sa, accerteremo in altro modo. Immagino, però. Non posso. Ora, la prima parte del documento successivo. Mi pare di leggere mafioso secondo Marchese 18/11/92. Abbiamo cambiato pagina? Sì, sì. Ero disattento. Se mi vuole indicare cortesemente la pagina? La pagina successiva. Quindi, ok. Questo è in originale. Questo è in originale, sempre manoscritto da mio padre. Io leggo per mafioso secondo Marchese o qualcosa del genere, 18/11/92. Se avessi fatto parte di un'associazione mafiosa, non avrei potuto ipotizzare quella collaborazione fatta con i carabinieri. Ora, tra parentesi, cosa legge lei? Perché io non vorrei adesso incorrere in un altro... Non
nome uomo politico, però l'ultima proprio investiti, nomi uomini politici investiti. Allora, se avessi fatto parte di un'associazione mafiosa non avrei potuto ipotizzare quella collaborazione fatta coi carabinieri. Nome uomo, si legge, sembrerebbe politico, ma può essere un refuso, lei dice investito o investiti. Perché sarei stato costretto a dire il nome? Come ho detto durante la trattativa sia al colonnello Mori che al capitano De Donno. Ancora una volta suo padre si esprime definendo trattativa questo rapporto con i carabinieri, ma questo è una sottolineatura. Le chiedo, qua c'è un riferimento a questo nome uomo politico investiti, perché sarei stato costretto a dire il nome, come ho detto durante la trattativa sia al colonnello Mori che al capitano De Donno. Signor Ciocimino, le chiedo, l'avete commentato questo passaggio? Sì, abbiamo commentato, ora non è che ho ricordi, sì, ma il nome fatto era quello di Mancini, però dico non... Però lei... Faccio questa domanda sulla base di quello che lei ha più volte detto. Lei ha detto che il nome di Mancino e Rognoni fu fatto dai carabinieri a suo padre. Sì. In questa affermazione scritta sembrerebbe che mio padre ha un altro nome. Ha fatto di un uomo politico. Sarei stato costretto a dire il nome, come ho detto durante la trattativa sia al colonnello Mori che al capitano Di Donno. Cioè, almeno in apparenza sembra qua che è un nome diverso da un politico che suo padre fa ai carabinieri. Però per carità non le chiediamo interpretazioni. No, non sono in grado, prendo uno sforzo di memoria, non so se c'è il verbale di allora, però in questo momento non sono... Sicuramente quando li ho ripresi in mano le ero più fresco e tutto, ora non li vedo da 6 anni. Se mi vuole aiutare col verbale, se ne ho parlato al verbale. Andiamo alla... No, questi documenti li ho rivisti ultimamente tutti quello che è stato sequestrato in cella, alcune cose probabilmente non gliel'avevamo mai chieste. Quindi le chiediamo. Ovviamente. Andiamo alla pagina successiva. Procuratore, mio padre scrive il nome di Mancino e dell'onorevole Rognoni, che per giunta non stimava per i precedenti rapporti che lo stesso mio padre aveva avuto con l'onorevole Rognoni in merito all'omicidio Mattarella. È chiaro che in queste nostre discussioni i nomi dei politici fatti, che erano i terminali della trattativa, erano altri. Però è chiaro che anche io, rileggendo questi documenti, ho idea di chi possa essere, ma non, lei mi darà la possibilità di non continuare a autoaccusarmi di qualcosa che poi con gli atti non posso dimostrare e beccarmi ulteriori reati di calunnia. Io le chiedo, premesso che lei può ovviamente avvalersi della facoltà di non rispondere, non c'è bisogno che glielo ricordi io, ma dico, io le chiedo se suo padre le disse di avere fatto, l'argomento è la trattativa, no? Almeno se la logica ha un senso. Sì, Presidente, mi avvalgo da facoltà di non rispondere. Sia al colonnello Mori che al capitano Di Donno. Mi avvalgo su questa domanda la facoltà di non rispondere, per non autocuscarmi di ulteriori. Perché suo padre le fece un altro nome, oltre a quelli di Mancino e Rognoni, che erano stati i carabinieri. E questo nome, questa è un'altra domanda, lei si avvale sulla sì, sul nome. Ma questo nome lo fece i carabinieri? Sì.
Andiamo alla pagina successiva. Mi scusi, Presidente, ovviamente è mia facoltà non peggiorare la mia situazione processuale. Ho imparato la lezione. Segua quello che le leggo. Sì. Riservandomi sempre di rispondere in questo caso. Perché questo documento... È un documento che mi sembra che non sia stato mai oggetto di interrogatorio. No, proprio su questo si sbaglia. Ora comunque gli rifaccio le domande che già le avevo posto altre volte e deciderà se rispondere o meno. Allora, a un certo punto, cioè è scritto, Presidente, non so se sono stato chiaro per riuscire la Corte a seguire, è la pagina successiva, diciamo. Sì, prego, proceda. Lei nel verbale ha scritto che la collaborazione con i carabinieri è stata priva di effetto pratico. Abbiamo cambiato pagina? Sì. Sì, la successiva. No, vabbè, che è una fotocopia per la verbalizzazione. Trattasi di manoscritto di mio padre, ma in fotocopia. Lei nel verbale ha scritto che la collaborazione con i carabinieri è stata priva di effetto pratico, ma la colpa dei mancati effetti di chi è? A. Le carte richieste per tentare di individuare le possibili dimore del boss mi sono state portate incomplete e dovevano essere integrate. Al capitano avevo fatto notare le lacune ed eravamo rimasti d'accordo che mi avrebbe fornito le carte integrative, ma ha ritardato ed intanto è intervenuto l'arresto. B. Per quanto riguarda il piano cosiddetto politico, io, d'intesa con i carabinieri, sono partito per Palermo il 17-12-92 per quel contatto concordato e sono ritornato il 19 e il 19 stesso ho avuto alle 17.30 un incontro col capitano e lo informai che aveva avuto il contatto e che la risposta l'avrei avuto il martedì successivo. Rimanemmo d'accordo col capitano di rivederci martedì, sia perché lui mi fornisse le carte mancanti, sia per dargli la risposta. Era il 19-12-92. Il capitano se n'è andato via ed io mezz'ora dopo venivo arrestato. Fatta questa premessa, si può imputare a me e poi... Due cose le volevo chiedere, che il documento, diciamo, nella fase descrittiva è abbastanza chiaro, anche con riferimento ai giorni, è ancora più chiaro sulla base di quello che lei ha già detto rispondendo alle mie domande nelle scorse udienze. Le volevo fare due domande. Che cosa è questo che suo padre definisce, se lo sa, il piano cosiddetto politico? Per quanto riguarda il piano cosiddetto politico, io d'intesa con i carabinieri sono partito per Palermo il 17-12-92 per quel contatto concordato. E qual era il contatto che suo padre doveva avere o ha avuto il 17-12-92 scendendo a Palermo concordato con i carabinieri? Due domande quindi. Cos'è il piano politico e qual era il contatto concordato con i carabinieri? Il contatto concordato con i carabinieri era Provenzano, sicuramente. E il piano politico era quella appunto di dar vita a quella che doveva essere una nuova coalizione in cui mio padre aspirava e aveva chiesto pure ai carabinieri di poterne fare parte. No, ne parliamo con mio padre. Ora, i termini precisi non me li ricordo della discussione. Comunque, questa era la via... Quando ne parlate con suo padre? Nel 99, tra il 99 e il 2000. Quindi secondo quello che le dice, al 17 dicembre 92 i carabinieri erano stati informati che suo padre scendeva a Palermo per incontrare Provenzano? Sì, sicuro. Per sì. Parlare di questo piano politico? Sì, e anche per il discorso delle mappe, Presidente. Sì, intanto mi interessa questo. No? Che poi ho portato invece io...
Ah, mi scusi, però effettivamente il documento prosegue e siccome devo leggere anche l'ultima parte dell'ultima pagina. Io ce l'ho. Sì. Fatta questa premessa, si può imputare a me la mancanza di risultati di cui parla il dottor Caselli nel verbale? Cioè, da parte mia, quale sarebbe la responsabilità per la mancanza di risultati, interrotta da un mandato di cattura scorretto? Anzi, perché le autorità istituzionali che erano informate dello stato delle cose non hanno fatto nulla per bloccare un mandato di cattura bloccabile? Sarebbe bastato dire ai... Non so se... Ministero degli Interni. Se è Ministero o Ministri, comunque... Ministro degli Interni, vabbè, insomma... Ai ministri dell'interno e della difesa. Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. Come stavano le cose, sottolineare che io già collaboravo ed uno dei motivi della richiesta del passaporto concordato con i carabinieri stava proprio nel fatto che il passaporto serviva per la collaborazione. Sulla base di queste notizie, ufficiali ma segrete, si sarebbe potuto revocare il mandato di cattura ed io avrei potuto riprendere quei contatti concordati con i carabinieri. Questo lo scrive suo padre prima del 96, prima che parli Brusca, che poi lei risponda finalmente alle nostre domande, come dice sempre lei. Il primo a parlare di trattative è stato mio padre, allora non più Brusca, mi sembra di aver capito. Sembrerebbe a scrivere di queste cose, sì. Le chiedo sempre. No, per la storia sembra che la prima volta che sia stato nominato trattativa sia stata... No, capisco la sua sottolineatura, però dico, ci sono documenti scritti sequestrati in cella, Vito Ciancimino, in cui c'erano scritte queste cose. No, la mia sottolineatura è per il fatto che io sono stato accusato di essermi... Va bene, però risponda alle domande, non si abbandoni, diciamo, a commenti. Senta, due cose le volevo dire, le volevo chiedere. Intanto, siccome questa è la prosecuzione lei ha già detto che aveva commentato questo documento con suo padre. Sì, come tutti. Ogni volta. Allora. Riguardava la trattativa, tutto quello che ho commentato più approfonditamente riguardava quello che di fatto mi aveva coinvolto. Due passaggi. Voglio fare interpretazioni, voglio chiederle... Sì, se ne ho ricordo... Sarebbe bastato dire eccetera eccetera. E sottolineare che io già collaboravo ed uno dei motivi della richiesta del passaporto concordato con i carabinieri stava proprio nel fatto che il passaporto serviva per la collaborazione. In che modo il passaporto serviva per la collaborazione? Per un incontro in Germania con il Provenzano, dopo l'arresto di Rina. Non ho capito l'ultima parola. Dopo l'arresto di Rina. Dopo l'arresto di Rina? Per la consì. Si sarebbe dovute continuare lì le cose dopo che si sarebbe dovuto consegnare Rina, per anche motivi ovviamente chiari e di sicurezza. Sulla base di queste notizie ufficiali ma segrete si sarebbe potuto revocare il mandato di cattura ed io avrei potuto riprendere quei contatti concordati con i carabinieri. Quali sono questi contatti? Con chi sono questi contatti concordati con i carabinieri? Mi sembra chiaro. Quelli con Provenzano e compagni. Presidente, dobbiamo cambiare argomento. E allora, prima di cambiare argomento, per questioni, dobbiamo anticipare un chiarimento che ovviamente mi
toccherebbe fare successivamente, ma trattandosi di questo documento è opportuno per questioni di economia anticiparlo adesso. Visto che lei ci ha detto, Ciancimino, che ha commentato ampiamente quest'ultimo documento, lei ce l'ha davanti, volevo riferirmi un attimo invece alla lettera A, perché il pubblico ministero ha parlato della lettera B. Allora, la domanda che le voglio fare è questa. Lei ci ha detto sinora che suo padre si è intestato più volte il merito della cattura di Riina. Sì. Lei ha chiesto al suo padre, il suo padre eventualmente le ha detto, perché in questo documento invece sembrerebbe che così non sia stato, nel senso che suo padre parla di assenza di risultati e dice, anzi, se eravamo rimasti d'accordo che mi avevano fornito le carte integrative, non ho, ma ha ritardato e intanto è intervenuto l'arresto. Quindi sembrerebbe questa annotazione in contrasto con quello che lei ci ha detto. Lei ha chiesto spiegazione a suo padre le ha detto qualcosa a proposito di questa prima parte? Sì, ne abbiamo parlato, ma assenza di risultati era riferito all'assenza di risultati della documentazione che doveva... Ma da quello che si legge, per la verità, sembrerebbe l'assenza di risultati, neppure l'arresto di Riina, perché l'arresto di Riina è intervenuto prima che arrivassero le carte integrative. Mentre lei ci ha sempre detto... No, le carte integrative sono Riina arrivate... è stato arrestato grazie a noi che abbiamo no, dato. Le carte integrative sono state date dal... dopo che mio padre è partito sono state date dal come si chiama, dal De Donno a me, i famosi tuboni e cose varie. E lei ci ha detto sempre, grazie a questo esatto. Si è arrivato all'arresto mio padre, quindi esatto. Noi avevamo consentito esatto. L'arresto. Sì, sì. Questo documento è scritto dopo però, perché suo padre non fa accenno a questa vicenda, ma anzi sembra dire che l'arresto sia stato indipendente? Ovviamente non le chiedo una valutazione no, sua. No, non sono. Le chiedo se lei, leggendo questo documento, quando lo ha letto con suo padre, lo ha commentato e ha chiesto spiegazione a suo padre e quindi eventualmente se suo padre le ha spiegato qualcosa. Se non lo ricordo, o se non ne avete parlato, ovviamente il discorso si ferma qui. Presidente, è intervenuto l'arresto di mio padre. Quindi lei dice riferito... All'arresto di mio padre. Non di Riina. Non di Riina. Il problema è che il De Donno mi integra con delle mappe e con delle utenze telefoniche quando siamo a Palermo. Difatti mio padre parte senza le mappe da Palermo. Sono poi io che con la telefonata dal carcere da mio padre... Una volta che ho il foglio che mi consegna... Quindi lei ci sta dicendo questo arresto di cui si parla non è quello di Riina ma è quello di suo padre. Sì, perché... E l'assenza di risultati? Perché la richiesta del passaporto è soprattutto quello di rimanere libero di mio padre. Leggo che... qui, ma la colpa dei mancati effetti di chi è? Lettera A. Sì, l'assenza dei risultati che non ha ottenuto mio padre, di fatto con l'arresto non ha ottenuto nessun risultato, anzi con la richiesta del passaporto, di fatto sconsigliata dagli avvocati e da tutti, ha ottenuto quello che era per lui l'impensabile, il ripristino di una custodia cautelare. Per cui fondamentalmente l'arresto aveva interrotto il tutto, aveva peggiorato il tutto. Cioè non c'erano stati né risultati di come la spiegava mio padre, ma di fatto si era arrivati all'arresto di mio padre che aveva interrotto poi. Ovviamente questo documento è redatto dopo, che aveva la restituzione dei beni patrimoniali, tutto con una serie di cose che erano sopraggiunte, con la confisca e tutto. Per cui gli auspicati accordi non si erano visti. Va bene, prendiamo atto della sua... Senta, su questa... del suo ricordo. Una cosa importante, l'arresto è quello di mio padre. Cioè, difatti, anche nei passaggi dopo si parla solo dell'arresto di mio padre, che era stata la causa... secondo lui di quello che poteva essere il proseguo, se le va nelle pagine successive, di questa collaborazione e dell'aiuto che lo stesso mio padre avrebbe potuto con un suo recarsi all'estero e con delle integrazioni che avrebbe potuto continuare questa collaborazione con i carabinieri. Per cui l'argomento è sempre passaporto arresto, non è la consegna Riina. Prendiamo atto del suo ricordo. Andiamo avanti con... stiamo Senta, passando ad altro documento, mi pare. No, Presidente. Ah. Rispetto a questa
domanda che le è stata posta dal Presidente sulla base di un documento che io stesso le avevo esibito e letto. Volevo chiederle due cose, se lei è in grado di rispondere. Questo documento, questa pagina di cui il Presidente ha letto il punto 28-29 per la registrazione. Sì. Si apre con l'affermazione, la dicitura scritta. Lei nel verbale ha scritto che la collaborazione con i carabinieri è stata priva di effetto pratico. La pagina 29 è la mancanza dei risultati di cui parla il dottor Caselli nel verbale. Allora, io le chiedo, lei sa se questo appunto si riferiva ad un qualcosa che nelle intenzioni di suo padre doveva essere indirizzato a qualcuno? Perché lei nel verbale ha scritto che erano appunti che nelle intenzioni di suo padre dovevano essere mandati a qualcuno. Ma solitamente chi riceveva i verbali erano i carabinieri. No, però lei, non chi... No, non mi interessa solitamente, ma commentando questo appunto. No, non mi ricordo. Vabbè, e allora su questo poi... Se vuole sollecitare la mia memoria, in questo momento non... Quando l'ho consegnato forse, ma a parte che proprio non leggo neanche la parte lei. La prima parte di... No, perché sono spillati. È spillato, ma solo un po'... Vabbè, no. Non metto in dubbio le parole del PM. Seconda domanda. Nel periodo 93-96, quindi 93 quando, adesso la data precisa, suo padre comincia a rendere degli interrogatori alla Procura della Repubblica di Palermo. Febbraio-marzo. Alla presenza dei carabinieri. Ci sono degli incontri informali da dicembre, diciamo, fino a investigativi 3 giugno. Già da dicembre, e poi appena si insedia il dottor Caselli iniziano... fino al 3 giugno 96 quando queste carte vengono sequestrate. Io le chiedo, da parte di suo padre o da parte dei carabinieri, in particolare di De Donno con il quale lei continuava, così ha detto, mantenere i contatti, lei ha mai saputo che nelle dichiarazioni messe a verbale si doveva tenere conto di un'esigenza che era quella di non esporre Massimo Ciancimino ad alcuna conseguenza? Suo padre le ha mai detto questa cosa? I carabinieri le hanno mai detto questa cosa? Entrambi, era qualcosa che doveva essere fatto anche nella redazione dei verbali e in quello che doveva essere la versione ufficiale da dare. Io dovevo rimanere fuori. Suo padre sapeva che poi dopo l'arresto del 18 dicembre 92 lei aveva ricevuto da De Donno e portato in carcere queste integrazioni? Sì. Sapeva che poi le aveva consegnate con ulteriori specificazioni di suo padre? Lo sapeva? Certo. Perché non l'ha detto a verbale? Se suo padre gliel'ha detto, lei ha detto, mi diceva dovevo essere protetto, perché non ha detto mio figlio mi ha portato le cose, mio figlio le ha portate fuori e poi hanno arrestato il Rino? Perché? Perché era la versione concordata con i carabinieri di quello che doveva essere scritto. Per quale motivo? Per proteggere me. Ho capito. È evidente. Io dovevo rimanere fuori, procuratore, da questa storia. Me l'ha stato detto da tutti. Cioè, lei si rende conto. Cioè, io vivevo, dovevo continuare la mia vita. Ora la vicenda per me... mentalmente si era chiusa, era l'ennesimo tentativo che avevo fatto di mio padre, quello Falcone e altri, di far collaborare con le istituzioni. Poi quello che si era ottenuto io lo sapevo benissimo, perché dopo la telefonata di De Donno dal carcere, perché avevo io la documentazione completa per arrestare Rina, e mio padre che dal carcere mi chiama col telefono di De Donno e mi dice consegna il tutto a Giuseppe, se no non l'avrei mai consegnato. Va bene, Presidente, non si può. Non si scordi che da questo verbale c'è un incontro con mio padre alle 5 del pomeriggio.
Allora, se prima alle 5 di del cambiare pomeriggio, argomento desiderate fare una pausa, va no, bene? No, solo per concludere, perché alle 5 del pomeriggio, Presidente, mio padre, e questo va anche in contrasto su quelle che sono molte le dichiarazioni anche che ho assistito in televisione e anche delle registrazioni che il De Donno va da mio padre per ritirare le piante soltanto e quando si accorge che la casa è circondata dalla polizia, allora non viene. No, perché lo vede, mio padre scrive la verità. Mio padre alle 5 non era in grado di dare le piantine perché la documentazione la dovevo portare io da Palermo. E eravamo scesi insieme e io viaggiavo separatamente. Su questo lei già ampiamente e dettagliatamente riferito, quindi non è necessario ripeterlo ancora. E allora facciamo questa pausa di un quarto d'ora e alle 12:15 riprendiamo l'udienza. Presidente, chiedo scusa un attimo dal tempo riservato. C'è l'imputato Brusca Giovanni che chiede di rinunciare al prosieguo dell'udienza. Ne diamo atto, rimane ovviamente l'avvocato sì, Iona. Rimane attivo il sito per la presenza del difensore. Grazie. Presidente, anche da Sassari, sì. Mi scusi, c'è la rinuncia da parte di Bagarella al continuo, al prosieguo dell'udienza. Va bene, diamo atto della rinuncia di Bagarella, in questo caso quindi possiamo interrompere il collegamento, non essendo più buongiorno, necessario. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Allora, possiamo riprendere l'udienza? I collegamenti vedo che sono tutti attivi, sì. E allora, Ciancimino può ritornare qui al banco. E ridiamo la parola al pubblico ministero. Grazie Presidente. Dobbiamo tornare su un documento che le è stato esibito e sul quale le sono state poste domande all'udienza scorsa. Quindi questo lo metto. Ed è il documento che lei ha consegnato alla Procura della Repubblica di Palermo il 15 giugno del 2010 nel corso di un interrogatorio con una lista di nomi, quello che si apre con la dicitura FR Stivo A Ruffini 1970-1990, seguono i nomi di Santovito, Malpica, documento per il quale sono imputato, Grosso, Parisi, Sica, De Francesco, Contrada, Narracci, Finocchiaro, Delfino, La Barbera, Finocchi, con la cerchiatura del nome Grosso e una freccia con, che unisce quel nome al nome di De Gennaro. Abbiamo chiaro qual è il documento? Quindi sì, sono oggetto di. Sono imputato per questo documento. Esattamente. Per reato di calunnia. Allora le faccio delle domande specifiche. Allora, innanzitutto le volevo chiedere, visto che lei lo ha commentato comunque con suo padre, cosa le disse suo padre in relazione a questa lista di nomi. Questi nomi erano scritti in quel documento, o suo padre glieli indicò per scriverli in quel documento, perché appartenenti a quale categoria di persone? Perché nel farle questi nomi, suo padre le dice che erano, questi nomi sono accomunati da quale caratteristica? Che facevano parte della grande architettura di quei nomi, dove c'era pure dentro pure lui, che assieme a lui avevano condizionato e manovrato gli accadimenti degli ultimi, di quella che era la storia dell'ultimo ventennio.
Le aggiunse qualcosa, le raccomandò qualcosa, qualche atteggiamento particolare di, non so, non voglio suggerire la risposta, di prudenza, di attenzione. Di conservarli con cura, perché erano, diciamo, quelli che un domani, diciamo, dice, questo è un elenco di nomi. Un domani, questo è un elenco di nomi. Che un, se domani te lo chiedo, ma darai cose, una cosa di queste, ministro, scrivilo sotto lo scritto, sotto tua sua dettatura, perché poi non conoscevo, diciamo, personalmente molti di quei, quasi nessuno di quei soggetti indicati, se non vagamente qualcuno per aver visto a qualche riunione. Aggiunse qualcosa su eventuali conseguenze che sarebbero potute ricadere nei suoi confronti, signor Massimo Ciancimino, sì, che sicuramente fare quei nomi. Se, come se avessi fatto quei nomi sarei stato preso per pazzo e sarei stato subito anche a rischio di vita e tutto, perché dice, faceva parte, renditi conto, era come quando fu di Provenzano, renditi conto che da questi tipi di situazioni e da questi meccanismi non se ne esce. Definisce in qualche modo questa categoria di persone come appartenenti a una definizione che da lui di... Il grande architetto, i grandi... li chiamava così. Solo per sollecitarle il ricordo, per capire se e quale definizione suo padre diede a questa categoria di persone. Pagina 28 di quel verbale del 15 giugno. Sistema di potere, no? Mio padre mi ha detto che questo è il famoso quarto livello di cui nessuno mai ha voluto parlare. Dice, ricordati, e questo l'ho sempre detto, che i pentiti più grossi di mafia e i più grossi collaboratori sono di mafia tornati al terzo. Si sono, per un'espressione poco elegante, comunque spaventati a parlare del terzo livello. In questo foglietto io rappresento il quarto livello e ricordati che se gente che c'è stata ammassata... È la stessa frase che mi disse dal barbiere che ho rappresentato più volte quando gli ho detto del signor Loverde. Ricordati che da questa situazione non ti protegge, e l'avevo fatto pure io per proteggermi in busta, non ti protegge nessuno, perché bene che ti va, sei preso per pazzo e devi dire di essere fortunato. Queste sono le frasi di papà, quando attacchi questa gente, se sei fortunato diventi mitomane e pazzo nella migliore delle ipotesi. È un po' quello che ho detto. Sì, ma ricorda questo, per sì, esempio, sì, questa, certo, espressione che è molto particolare, quarto livello. Quarto livello, sì. Lui cercava di dire come anche i più grossi pentiti di mafia, gente che aveva tentato di ammazzarsi pur di non collaborare, gente che ha avuto sterminata la famiglia, cioè il mafioso tipico, colui il quale aveva dato appunto l'ossatura a Buscetta, aveva arretrato innanzi a quello che ancora allora si chiamava il terzo livello, quello a cui dava la caccia il dottor Falcone, la mafia dei colletti bianchi. Era stata una ricerca che di fatto aveva portato alla morte quasi del giudice, anche volendo, quando si era incominciata a intaccare questa mafia, dove lui non riusciva ad andare. Non scordiamoci le difficoltà del dottor Falcone nell'accedere al processo sugli appalti, le ostruzioni poste dal dottor Giammanco e tutte queste situazioni che parlavamo con mio padre. Cioè, ricordati che anche i più grossi pentiti si sono fermati dinanzi a questo terzo livello. Questi sono invece quelli che comandano, questo è l'insieme di quelli che comandano, cioè quelli che proprio non ne devi completamente mai parlare in nessun tipo di occasione, perché se i pentiti gradualmente, poi dopo la morte di Falcone, ha incominciato a parlare qualche politico, proprio di questi non ne parlerà mai nessuno. Senta, a proposito di questo nominativo che viene indicato con F/C Gross, suo padre le disse qualcosa, perché bene o male molti degli altri nominativi sono nominativi anche conosciuti anche all'epoca per le cronache, no? Contrada, Finocchi e altri che in questo momento... Sì, che io non conoscevo. Contrada lo conoscevo di vista perché è venuto a arrestare mio padre. Parliamo di F.C. Gross.
le disse qualcosa, le disse in particolare, signor Ciancimino, se ricoprisse un ruolo, se lavorasse presso qualche ente, qualche struttura, qualche servizio? Qualche ambasciata, però non mi ricordo, sinceramente non ho... Lei ricorda ambasciata? Sì. Ma lei tentò di approfondire questo riferimento, è stato un passaggio? No, visto anche le anticipazioni di mio padre, non mi ricordo se ho approfondito ora in questo momento. Sicuramente era il più anomalo di quelli che io percepivo. E quindi chiese qualcosa? Sì, chiesi, però non mi ricordo la cosa mi rispose esattamente. Lì, diciamo, anche lei, quando il 15 giugno del 2010 ha portato il documento, come sempre ricorderà, noi abbiamo sempre registrato i suoi interrogatori ed è stato un po' più preciso. Trascritto e registrato, sì. Prima registrato. Ah, c'è registrato. Pagina 30. No. Questo signor F.C. Gross, le avevo chiesto, lei ha mai saputo da suo padre o in altro modo se ufficialmente ricoprisse un ruolo, avesse un incarico, lavorasse presso qualche ente, struttura? A un certo punto, vabbè, poi c'è un passaggio che salto perché il riferimento al nome che è come quello dello sciatore, eccetera, eccetera. Ah, vero. Il pubblico, cioè, però... ministero, quindi lei intanto sa se è una persona, suo padre ha detto se è una persona italiana, americana, inglese, spagnola, Ciancimino. Carlo. È una persona, sempre mio padre ha detto, mio padre ha usato sempre la frase a cavallo, una persona con un piede a destra e un piede a sinistra, una persona di equilibrio tra l'America, poi, sì, no, io le chiedevo come... Ascolti, e lei prosegue, cittadino americano e cittadino italiano. E lavora presso l'ambasciata americana, gli uffici centrali, gli uffici. Pubblico ministero, intanto americano o italiano, visto che ha parlato dell'ambasciata americana? Ciancimino, non lo so. Pubblico ministero, non lo sa e né suo padre ha fatto. Ciancimino, non lo so. So che aveva un passaporto americano e un passaporto da Santa Sede. Presso l'ambasciata, no, Santa Sede, era presso la struttura del... A Roma c'è l'ambasciata americana presso la Santa Sede. Pubblico ministero, questo grosso, ambasciata americana, dove lavorava? Presso l'ambasciata americana e lei dice di Roma. E poi dice, l'ho incontrato, io me l'ha detto mio padre, l'ho visto, l'ho incontrato all'ambasciata americana presso la Santa Sede. Circo Massimo. Allora, alla luce di queste dichiarazioni che le ho riletto come contestazione, lei oggi cosa ricorda di quello che le disse suo padre su questo soggetto e di quello che eventualmente io non ho capito, se lei lo ha anche incontrato? Me lo ha detto mio padre di averlo visto. Io ho incontrato mio padre a tanti appuntamenti. Mio padre, durante la spiegazione di qualcosa, mi ha ricordato il momento storico nella quale io avrei contestualizzato la conoscenza di questo signore, esattamente in uno dei, non sono stati poi tantissimi, appuntamenti dove accompagnavo mio padre all'interno dell'ambasciata presso la Santa Sede di fronte al Circo Massimo, dove poi li aspettavo di fronte, c'era un campo da te, cioè c'era un giardino e robe varie. A proposito della funzione, che è una completamente diversa dall'ambasciata americana, presidente, che si trova a via Veneto. Ovviamente la conosciamo, ma lei l'ha vista questa persona? Perché mi pare che non ha risposto. Me lo dice mio padre. Io tra le tante... E lei l'avrebbe incontrata, ma non ha ricordo. No, non ho una contezza visiva da accoppiare nome a persona. A proposito della funzione, poi ci arriveremo anche, perché le devo chiedere di alcuni altri numeri di telefono, che di cui l'altra volta non le avevo chiesto. A proposito della funzione, cosa le ha detto suo padre di questo F.C. Gross? Che era un uomo di ponte, che faceva da ponte tra quelle che erano i rapporti tra Italia, America e Santa Sede. È un uomo che faceva parte di questo apparato.
Senta, allora, se non ricordo male, l'unico nome che ho approfondito con mio padre, o uno o due che non... Non ho davanti il verbale, né l'ho letto. Ora mi ascolti, perché questo è proprio il cuore della sua imputazione. Lei l'altra volta ha detto di non ricordare, il Presidente mi correggerà se sintetizzo male, sostanzialmente ha detto non ricordo oggi se fu mio padre a cerchiare il nome e a scrivere De Gennaro, se fui io, se no. Intanto, prima di fare un'eventuale contestazione, lei ora è in grado di ricordare qualcosa? No. Però se può ripetere quello, perché è vero che lei ha risposto, però la volta scorsa sembrava, almeno per questa è stata la nostra impressione, che lei stesse meno bene rispetto ad oggi, ha fatto una ricostruzione un poco che abbiamo faticato anche a seguire. Quindi se lei oggi fosse in grado di specificare un po' meglio qualche cosa rispetto a questa cerchiatura che l'ha detto il Pubblico Ministero, a quel collegamento De Gennaro, eccetera, lo riascolteremmo volentieri. Allora, Presidente, io di questo elenco è stato redatto personalmente da me. Non ho un ricordo che ci sia stata questa cerchiatura mia e questa indicazione De Gennaro, che poi non è De Gennaro, ma di fatto è un Di Gennaro. Lo stesso Di Gennaro che fa parte di un documento che io stesso avevo con me su indicazione del Rosselli. E mi è stato sottratto durante l'interrogatorio dalla procura, documenti che mi erano stati sollecitati dallo stesso Rosselli di consegnare dettagliatamente alla procura della Repubblica, con la promessa ulteriore di un documento che avrebbe sancito i rapporti tra mio padre e il De Gennaro, perché lo vede. Sì, però signor Ciancimino, la interrompo un attimo, perché lei adesso ha spostato su un altro documento. Prima io e poi il Presidente le abbiamo richiesto una sollecitazione della memoria sul documento, quello che ha consegnato il 15 gennaio. Lei adesso sta parlando dell'altro documento, quello consegnato da Rosselli, che poi lei ha esibito alla Procura, e la Procura, poiché lei l'ha esibito nel corso dell'interrogatorio, come ha sempre fatto, lo ha acquisito e lo ha sottoposto a perizia. Ma non parliamo per ora del documento di comparazione. Concentri per favore il suo ricordo sul documento di cui le stiamo parlando. Le chiedevo il Presidente, ed è un'esigenza che avrei sentito anch'io, rispetto a quello che l'altra volta è stato detto in maniera un po' appunto confusa, anche forse era una fase di stanchezza sicuramente. Sua, cosa ricorda oggi lei al momento della... Del dato che questo nome risulta cerchiato, che c'è una freccia e poi c'è quel nominativo Di Gennaro. Oggi cosa ricorda? Presidente, spero di aver interpretato bene anche il suo... Partendo dal momento della dettatura, ovviamente, per integrare quello che lei ricorda di aver scritto in quel momento sotto dettatura di suo padre. No, solo i nomi. E poi... No, la cerchiatura e la cosa no. Sicuramente sarà stato fatto da mio padre qualche riferimento tra Gross e De Gennaro, amicizie in comune, cose varie. Però che io ho cerchiato, che la dicitura che io ho scritto, ho fatto la linea e ho messo il nome Di Gennaro, no. E nemmeno la cerchiatura? Non mi ricordo sulla cerchiatura. Quindi lei nel primo momento, cerchiamo di andare no, per gradi, credo che così, disse nel a chi, primo momento forse lei compila quell'elenco di nomi. A mio padre avevo chiesto a chi faceva riferimento De Gennaro e lui mi cerchiò, ora però non ho un ricordo preciso. Invece si concentri su questo, sul primo momento. Suo padre le detta un elenco di nomi, che le dice quarto livello. Si parla in quell'elenco, io faccio la domanda a mio padre De Gennaro, perché sicuramente ne avevo sempre sentito parlare, ovviamente De Gennaro era qualcuno... che mi nominava sempre mio padre. Precisiamo, io, Presidente, io dottor Gennaro l'ho nominato già a febbraio del 2010
non è che è una cosa che viene fatta soltanto in quell'occasione, per la prima volta ne parlo già al febbraio del 2010 del dottor De Gennaro, non è quello il momento in cui viene... Mi seguo un attimo così cerchiamo. Il momento della cerchiatura coincide con il momento della dettatura e quindi della scrittura di quell'elenco di nomi? Della cerchiatura ritengo di sì. Prego, pubblico ministero. Comunque, sulla base di quello che ha dichiarato, io le muovo delle contestazioni. Prego. Dalla trascrizione dei miei precedenti interrogatori. Di questo interrogatorio. Ah, no. Del 15 giugno del 2010, quando lei ha portato questo documento, e ha testualmente dichiarato. Iniziamo da pagina 20, perché questo diciamo è il motivo per il quale, come si evince dal capo di imputazione, spesso sia, spero sia chiaro, lei è stato tratto a giudizio. Questo in arresto prima e poi. Sì, sì, però questo è il motivo, lei lo sa bene, questa dichiarazione, per cui siccome oggi non la ripete, io gliela contesto e dovrà dirci se è così, se è, non conferma, se risponderà, diciamo, a questa contestazione e poi eventualmente le farò altre domande. Allora, pagina 20, dall'altra parte c'è scritto, questo è il pubblico ministero, contatti massimi. Chi l'ha scritta questa cosa? Ciancimino, questa è grafia di mio padre. Questo 100%, la dicitura De Gennaro, virgola, contatti massimo, è la cerchiatura, è grafia di mio padre, anche se la cerchiatura è difficile da individuare, però essendo riferibile a De Gennaro l'ha fatta mio padre. Della cerchiatura mi ricordo proprio perché l'ha fatta quando, che è stata fatta in epoca successiva, perché la scritta De Gennaro e la dicitura sono state fatte in epoca successiva. Pubblico ministero, allora Pubblico Ministero 1, perché dice questo lei? Poi lei cambia un po' discorso. Soprattutto, pagina 22, Pubblico Ministero cerca di tornare di nuovo sull'argomento. Ascolti, non c'era all'epoca questo... Signor Ciancimino, mi ascolti? No, sto ascoltando, no, per carità no, di Dio. No, questo me l'ha fatto davanti a me mio padre, questo è stato fatto davanti a me su una domanda specifica, per cui è una cosa che è stata fatta nel 2000. Pubblico ministero, che cosa? La cerchiatura? Ciancimino, la cerchiatura e la scritta De Gennaro è stata fatta davanti a me. Questa è la dichiarazione per la quale noi poi abbiamo ritenuto di esercitare l'azione penale per calunnia. Voglio essere assolutamente completo nella contestazione, perché a pagina 22, poi specifica anche il momento, eccetera, eccetera. A pagina 24, allora, questa busta ha tutti questi nomi, io ho detto, il signor Franco chi è? Ciancimino, lui mi cerchi attorno a FC Gross e mi dice anche che da questo elenco si era scordato di inserire il nome di De Gennaro. Quindi le dice con sì, sì, lui me lo indica, me lo cerchia e poi mi disse da inserire anche De Gennaro assieme al signor Franco, collegati tra di loro. Cioè qui... Vabbè, non voglio commentare, sembrerebbe incerto rispetto alla, a quello che aveva detto poco prima. Pagina 25, di nuovo, io ho detto, la domanda che io ho detto io, se dovessi segnare qua all'interno realmente chi è il signor Franco, cosa, chi dovrei segnare? E lui mi risponde, mi fa quel disegno e mi scrive poi accanto. Virgola, anzi, inserisci pure De Gennaro. Allora, signor Ciancimino, è importante,
l'accertamento dei fatti, non soltanto della sua attendibilità e di tutto, che lei su questa cosa sia definitivamente chiaro. Oggi lei dice, e questo è l'oggetto della sua imputazione, lei ha detto sono stato tratto in arresto, quindi non è una cosa che è passata liscia nella sua vita, giusto? Una cosa che oggi lei dice di non ricordare. A pagina 20, nella parte in cui l'avevo letto, aveva detto con certezza in una prima fase: mio padre cerca il nome F.C. Gross e mi scrive davanti a me De Gennaro. Come stanno le cose? Le cose stanno che queste sono le indicazioni che mi aveva dato il signor Rosselli, che mi aveva detto, mi aveva raccontato questo episodio e mi aveva detto che questo accadimento e queste spiegazioni erano state date da mio padre e che le stesse io dovevo riferire in procura. Questo è andata, procuratore, è inutile che cerchiamo una logica a quello che non riesco ad andare avanti. Ho ascoltato quelle che erano le indicazioni dettagliate di consegnare tutti i documenti e di dare tutte le spiegazioni che lo stesso mi aveva dato. E così mi sono attenuto a fare. Io mi ricordo per certo che con mio padre parlammo del signor Gross, questo non lo ricordo per certo. Mi ricordo per certo che mi disse che l'avevo incontrato, però su altro è inutile che vado avanti. Cioè lei sta dicendo ora, mi corregga se... No, l'ho detto pure allora, credo, se... insomma. Io ho... Ascolti prima la... Il fatto, l'affermazione per la quale nella quale lei è stato molto netto, che è quella di pagina 22, questo l'ha fatto davanti a me mio padre, questo è stato fatto davanti a me, su una domanda specifica, per cui questa è una cosa che è stata fatta nel 2000. Pubblico Ministero, che cosa la cerchiatura? Pagina 22, la cerchiatura e la scritta De Gennaro è stata fatta davanti a me. Allora, innanzitutto, è vero o non è vero che la cerchiatura e la scritta De Gennaro è stata fatta davanti ai suoi occhi, Massimo Ciancini? No. No. Perché lei ha detto in termini, in questo momento di assoluta certezza, sembra, ma c'è la registrazione e la trascrizione, che era stata fatta da... Stavo avallando quelli che erano i consigli del signor Rosselli per spiegare la natura dei rapporti tra mio padre e De Gennaro e sollevare da quelle che erano le responsabilità i carabinieri, da quelli che erano i reali artefici della trattativa e delle regie delle stragi. Quindi anche il particolare di dire ai magistrati che era stato fatto davanti a lei questa cerchiatura e il nome De Gennaro le è stato suggerito da Rosselli? Dottore, il pacchetto mi è stato confezionato completo, tutto mi è stato dato, sì, da Rosselli. Però anche di dire proprio in questi termini, sì, lei aveva visto suo padre? Assolutamente sì. Quindi stia molto attento su questo, perché lei ovviamente, come l'ha detto il ministero, è imputato proprio in... Sì, io non mi sto rifiutando di rispondere. No, ma infatti voglio richiamare proprio la sua attenzione. Sì, sono attentissimo. Poi lei può rispondere, sono può stato non rispondere, mi sono fatto eccetera. Il massimo. Quindi lei sta cautelare. Rispondendo al pubblico ministero che ha consapevolmente, mi dica se abbiamo capito bene o se no, che ha consapevolmente detto un fatto non vero. Attenendomi a quelli che erano i racconti, nel momento in cui ha fatto quell'affermazione era consapevole di dire un fatto non vero e lo diceva, seppur riportato su indicazione di altri, questo poi è tutto un aspetto che si approfondirà, ma lei era consapevole in quel momento di dire un fatto non vero, è così o non è così? Lui mi diceva che era stato fatto da lui. No, il fatto è che lei ha riferito, sì, davanti, sì, a, sì, me, sì, mio padre ha scritto, sì, ha fatto. Sì, sì. Sì, sì. Quindi lei lo ha riferito consapevolmente, sì, sì, su indicazione di Rosselli. Me ne assumo questo la responsabilità. Ci sta dicendo. Benissimo. Andiamo avanti. E se è così, perché
a pagina 25, io l'ho letto poc'anzi, lei sembra tornare indietro, perché dice, lo rileggo per, se vuole anche glielo esibisco, signor Ciancimino, se segue meglio. Sì, allora, prima se lo leggo, posso, poi il Presidente mi autorizza. E lui mi risponde, mi fa quel disegno e mi scrive poi accanto, anzi, inserisci pure De Gennaro. Dove sarebbero i tentamenti? Non dico, forse domanda che io ho detto, se dovessi segnare. Pagina 22, lei aveva detto che il nome De Gennaro l'aveva scritto suo padre davanti a lei. A pagina 25. Dico, l'ho scritto io. No, dice, anzi, lui mi cerchia la cosa e poi fa, anzi, inserisci pure De Gennaro, che è una cosa diversa e meno netta rispetto a quello che aveva detto a pagina 22. Perché io mi ricordavo, come ho detto poc'anzi, che in questa lista del dottor De Gennaro ne avevamo parlato, per questo non mi ero meravigliato su quel foglio, su quel, ecco, quando anche voi avete acquisito su tutto. Non... Allora, Gencemino, anche per essere chiari e netti su questo punto, la prima parte lei ci ha detto non era vera, quindi era sicuramente. Questa seconda affermazione che lei fa nella successivamente, cioè mio padre mi ha detto inserisci anche De Gennaro, è vera o non è vera? Anche no, lì io lo dico, la domanda con tutti gli avvertimenti, lei sa... No, quella di inserire De Gennaro sì, me l'aveva detto, ma non è che il fatto di prima era... Il fatto di prima, certo, non è mai accaduto, me l'ha detto Rosselli. Esatto. Di fare. Ora lei sta facendo un'affermazione sì. Parzialmente diversa. O complementare, non vorrei, ma comunque, o integrativa. A un certo punto lei dice, mio padre però mi dice, in questo elenco che lei aveva già redatto. Quando l'analizziamo nel 2000, io dico... Successivamente, inserisci pure De Gennaro, quindi questo dico, è un fatto vero. Lei questo è un fatto vero, ho detto, ma com'è che manca De Gennaro da questo? E lui mi dice, sì, De Gennaro fa parte pure di questo gruppo di persone. Quindi è lei che sollecita suo padre sul nome De Gennaro a quel punto? Mi faccia capire, nel 2000 parliamo. Sì, nel 2000 dico, com'è che non ci... Perché nel 2000, Presidente, io prendo atto e visione di una serie di documenti dove mio padre, ovviamente, mi riferisce e mi mostra quello che è il ruolo di De Gennaro svolto in tutta questa vicenda. Il suo essere doppio giochista, il suo... fare un colpo al cerchio alla botte, tutta documentazione che è stata presentata a me e data ai carabinieri su quello che era il ruolo di De Gennaro, sul fatto che aveva fatto fare intervista alla stampa e cose varie. A questo punto io gli dico, è in questa cerchia De Gennaro? Cioè, lui mi dice sì, De Gennaro va messo in questa cerchia, ma io non l'ho redatto io, quello né l'ha redatto mio padre. Prego, pubblico. Cioè, mio padre definisce De Gennaro integrante a questo sistema di potere del quarto livello. Questo è quello che io chiedo a mio padre. Dico a mio padre, oggi De Gennaro ha tutti questi ruoli. Tu lo ha, perché ovviamente parliamo di... io De Gennaro non l'ho mai visto. Io ho solo sentito voci al telefono che neanche so, a volte me lo passavano, a volte neanche so se parlavo con lui direttamente. Cioè, io non è che ho contezza mai avuta della voce di De Gennaro. Io De Gennaro la prima volta forse l'ho visto in televisione, cioè non è che ho avuto mai contezza di con chi parlavo io. Io avevo un numero con cui parlare con De Gennaro, una volta mi rispondeva un signore, una volta mi rispondeva un altro signore, non sapevo neanche dei due chi fosse, e se realmente all'utenza di De Gennaro mi rispondeva De Gennaro, era un terzo che poi informava De Gennaro. Non ho capito anche questo, mi dispiace, forse è un mio limite. No, è possibile che lei abbia parlato con De Gennaro senza sapere
dell'identità di De Gennaro. Perché non l'ho mai conosciuto, Presidente. Cioè lei chiedeva di parlare con De Gennaro. Io avevo un numero. Cerchi di chiarircelo, perché io avevo un numero che se lei chiamava De Gennaro o qualcuno del suo ufficio. Esatto, che doveva servire per i trasferimenti, per esigenze mie, esatto, e cose varie. A volte parlava con questa persona, che poteva essere De Gennaro o no, non ho capito. Sì, che poteva, cioè che a volte mi parlava lui, a volte mi diceva ti passo un'altra persona, ma io non ho contezza sicura che dietro quell'utenza mi rispondesse De Gennaro, perché non ho mai conosciuto la voce di De Gennaro telefonicamente. Sì, ma qualche volta l'interlocutore, lei chiedeva al dottor De Gennaro, qualche volta l'interlocutore ha detto sì, sono io, oppure glielo passo. Sì, mi dica, glielo passo, mi ha detto, sì. Glielo passo, e quindi ha parlato, sì, una persona che lei ha ritenuto essere De Gennaro. Essere De Gennaro, sì, secondo quanto ha detto mio padre su quel numero. Oppure mi richiami più tardi, non c'è, e a volte richiamavo, non glielo posso passare, poi non è che erano le mie dipendenze. Mi ridà la... Sì, vuole che lo leggo? No, no. E allora, signor Ciancimino, lei già in parte questa cosa del suo rapporto con De Gennaro telefonico l'aveva già detta a proposito della vicenda del passaporto. Io le faccio una domanda più generale, quindi lei ha detto, io, ma lo ha sempre detto, io non l'ho mai incontrato personalmente, io le chiedo di riferire quello che sa da suo padre intanto circa rapporti diretti o indiretti tra suo padre Vito Ciancimino e il dottor Giovanni De Gennaro. Quindi non più Massimo Ciancimino telefonicamente per quello che è il numero che, ma quello che ha saputo di rapporti diretti o indiretti nel tempo tra suo padre Vito Ciancimino e il dottor De Gennaro. È lungo, vabbè. I rapporti tra quelli che ho saputo io, tra mio padre, le prime volte che sento parlare del dottor De Gennaro da mio padre, risale nel momento nel quale io vengo incaricato assieme ai miei fratelli di recarmi a Roma per disfarci nel giugno-luglio del 1984, arriva la segnalazione tramite il conte Romolo Vaselli, amico di De Gennaro, parliamo, Presidente, nel 1984, che una inchiesta giudiziaria stava coinvolgendo sia mio padre sia le società esse legate, comprese quelle del Vaselli. Dal giugno del 1984 ci attiviamo, io e i miei fratelli, siamo quelli maggiorenni, insieme a mio padre, andiamo a Roma presso la casa di via Basento, allora in utilizzo sempre tramite il conte Vaselli a mio fratello Sergio, che studiava notariato a Roma. Ci trasferiamo là e ci apprestiamo a cambiare una serie di libretti al portatore tramite il Vaselli presso la Banca Popolare di Sant'Angelo e presso la Banca di Roma. Libretti fittiziamente intestati al conte Vaselli e che sono stati monetizzati attraverso anche l'aiuto del De Gennaro all'interno delle banche del Vaselli, e sono stati tutti prelevati in contanti. Questo contante è poi stato portato in Svizzera e veicolato attraverso sempre mio padre, con una scusa di una cura che mio padre si fece scrivere dal dottor Depré. Nel successivo agosto ci siamo trasferiti all'hotel Biglia di Saint Vincent, io e mio padre, e di volta in volta, tramite signori che mio padre riceveva, si faceva portare i soldi per non portarli direttamente. Li incontrava a Lugano, poco prima dove avevamo il conto, poco prima di andare al dottor De Pre, dove faceva delle flebo di ricostituente, non era niente di che. Questa nostra permanenza è durata un mese,
e di volta in volta depositavamo le somme in contanti, tutte quelle che erano state circa 3-4 miliardi che eravamo riusciti a, grazie a questa soffiata arrivata al Vaselli da dottor Di Gennaro, di salvare da sequestro. Nello stesso periodo ci siamo attivati per cercare di intestare fittiziamente degli immobili, sia attraverso anche la consulenza del professore Lapis, al conte Vaselli, immobili che erano riferibili a Zummo, ma che potevano essere ricondotti a mio padre. Li abbiamo, perché Zoom era stato coinvolto, doveva essere pure coinvolto nell'indagine, erano stati avvisati, e cerchiamo di spostarle su Vaselli. Senta, questo è l'inizio del rapporto con De Gennaro. Intanto su questo inizio, prego, tramite il conte Vaselli, suo padre mi dice, lei dice, di aver saputo delle inchieste in corso e poi di aver agito in questo modo per cercare di eliderne o attenuarne le conseguenze. Ma suo padre in questa occasione, o eventualmente anche successivamente, quindi è un'informazione che partendo da De Gennaro e passando per il conte Vaselli arriva a degli indagati o potenziali indagati. Assolutamente sì. Suo padre le dice perché? Cioè suo padre nel tempo le ha mai detto se a sua volta Vito Ciancimino aveva reso direttamente o indirettamente forniva delle informazioni a De Gennaro? A De Gennaro tramite Vaselli, costantemente tramite altri uomini che lui aveva all'interno del forse polizia, Pulpi, Mordino, cosa, ma ha avuto sempre costanti rapporti, ma il tramite con De Gennaro era stato sempre Vaselli, che aveva una conoscenza diretta, si incontravano sempre al solito posto, al Barcanova, era proprio il tramite. Noi quando dovevamo attingere notizie era sempre, la fonte era sempre Romolo Vaselli, il contatto diretto. E suo padre, lei lo sa che tipo di notizie ha fornito tramite il conte Vaselli a De Gennaro? Ora non le ho, sicuramente non ne ho, ma ricordo. Glielo disse suo padre di essere stato un informatore del dottor De Gennaro? Sì, assolutamente sì. Il ruolo che esercitava tramite il Vaselli gli dava le notizie che lui chiedeva, ovviamente anche lo stesso, non è che mio padre dava notizie gratuite, erano anche richieste di notizie che lo stesso De Gennaro voleva avere tramite il mio padre, ma venivano veicolate tramite il Vaselli. Ho capito. Ci sono altri episodi, per quello che le riferisce suo padre, o lei vive direttamente, a parte questo che ha spiegato, in cui il dottor De Gennaro fornisce delle informazioni a suo padre o a componenti del nucleo familiare? Sì, altri, ora non è che sono tanti gli episodi. E su quell'inciso che lei ha fatto, può fare il riferire, mi pare, se non ho capito male, ecco. De Gennaro ha aiutato Vaselli presso le banche, eccetera. Sì. Ci vuole essere un po' più preciso su questo punto. Fonte, ovviamente, di conoscenza, per cosa le dico. Le spiego, Presidente. Per me, esempio, Massimo Ciancimino poter cambiare degli assegni circolari che erano stati, per svuotare questi libretti a portatore, allora c'erano questi libretti a portatore che a mio padre conservava se stesso, ma che di fatto mio padre aveva un buon metodo per farsi versare le tangenti di due vari lavori e per acquisire e gestire tutto il patrimonio che aveva fittiziamente intestato ad altri soggetti. Ed era nel fatto che lui gestiva direttamente i libretti, per cui di fatto ne aveva in mano la proprietà, e poi
quando doveva ricevere dazioni di denaro lo dava al sottoscritto, per cui in questo caso a Zummo, a Vaselli, al Cassina, a questi, che facevano direttamente, per non prendere lui contanti, perché poi non avrebbe dovuto, anche dovuto spazio più dove metterli, per cui consegnava il libretto al Vaselli, il Vaselli si recava presso la Banca di Roma e versava i 50 milioni di lire, i 100 milioni di lire, e poi restituiva il titolo, perché il libretto al portatore possesso vale titolo, il titolo direttamente nelle mani di mio padre. Nel momento in cui arriva questa informativa che questi libretti possono essere, anzi saranno sicuramente, come poi di fatto è avvenuto, perché quelle comunicazioni dateci dal De Gennaro di fatti si sono avverate, c'è stata l'inchiesta e la richiesta di sequestro di tutti i libretti che il dottor Falcone ha trovato vuoti. Abbiamo svuotato questi libretti, cioè perché, ritornando alla sua domanda, perché se io vado come Massimo Ciancimino presso la Banca Popolare di Sant'Angelo a cambiare un assegno circolare e chiedere contante, non essendo censito all'interno di quella banca, non essendo residente a Roma e non avendo una natura giuridica per la quale io debba monetizzare senza essere cliente della banca, ci serviva di attingere e di rivolgersi a personale che avesse il grado e l'autorità per poter scavalcare questo tipo di impedimenti. E quindi il dottor De Gennaro ci fornì dei nomi anche all'interno delle banche a cui rivolgere. Ci fornì, cerchi essere meno generico su questo. Fornì a mio padre dei nomi di funzionari di banca o a Vaselli. A Vaselli, perché in tutte le operazioni, siccome. Quindi dei nomi di funzionari di banca a cui rivolgersi. Sì. Suo padre li girò a lei, Vaselli, suo padre. Mio padre non veniva in banca per ovvi motivi di opportunità. Chi veniva in banca e chi attingeva delle fonti di De Gennaro era il Vaselli. Il Vaselli portava me, mio fratello Giovanni, mio fratello Roberto e me a cambiare questi libretti a portatore a questi dirigenti bancari. Tra, oltre alle conoscenze dirette del Vaselli, c'erano anche delle conoscenze dirette del De Gennaro. Queste conoscenze dirette del De Gennaro furono state indicate al Vaselli e il Vaselli ci portò da queste persone, che in effetti non ci fecero... Dicendo che quindi la sua fonte in questo caso è Vaselli. Sempre la fonte, cioè, Vaselli. Vaselli dice andiamo da un funzionario che mi ha indicato, sì, cioè, più sì, preciso. Cioè, io sono forte in questa banca, nell'altro ci pensa Gianni. Come ed era presente lo stesso Vaselli? Sì, in tutte, perché i libretti erano suoi, erano stati aperti da lui. Quindi lei era presente in cui entrambi vi presentate a questo funzionario? A vari funzionari, siamo stati circa 20 giorni a Roma in quel come periodo. Come si presentava il Vaselli a questi che non conosceva, non i suoi? Aveva preso appuntamento prima il De Gennaro, era stato già pianificato il tutto del Gennaro, c'era appuntamento presso la Banca di Roma, presso un'altra banca che era dietro Piazza del Parlamento, non mi ricordo, Popolare. Arrivavamo lì lui e cambiavamo gli assegni circolari che precedentemente erano stati fatti dalla banca che aveva il libretto circolare, perché ovviamente per richiedere gli assegni circolari ci voleva il libretto, erano tutti, quasi tutti Banca di Roma, perché mio padre poi aveva il conto alla Banca di Roma di via Sciuti, per cui abbiamo fatto una serie di assegni circolari e li abbiamo rimonetizzati in tante banche per avere più velocemente il contante da portare all'estero. I tempi erano stretti, per cui... Suo padre le ha mai detto di aver avuto rapporti diretti con De Gennaro? Non mi ricordo. No, non mi ricordo. Perché lei in quell'interrogatorio del 15 giugno 2010... L'aveva incontrato qualche volta, credo, in via... Però non, aspetta, però... aspetta. Lei nell'interrogatorio del 15 giugno 2010, quindi lo stesso in cui si era parlato del nominativo di De Gennaro, nel foglietto, altri, pagina 36, altri, mi dice mio, dunque, uomini riferibili o riconducibili anche a interessi comuni tra istituzioni e Cosa Nostra, di cui anche io stesso per con alcuni soggetti mi sono servito. Altri, mi dice mio padre, e credo che a quanto ho capito, altri mio padre non ha avuto mai rapporti diretti. Come mi aveva escluso rapporti diretti con De Gennaro,
Me li ha sempre esclusi che si fossero mai visti direttamente, De Gennaro. Il tutto avveniva sempre un ricambio di notizie tramite vaselli, e l'uno era cosciente dell'altro, mi ha sempre detto. Il De Gennaro era cosciente che io facevo l'informatore a lui, e lui era cosciente che faceva l'informatore a me. Sì. Quindi, a proposito dei rapporti, lei qui ha detto con nettezza che suo padre è un doubtless, sempre stato un doubtless. E questo per quanto attiene al contenuto dei rapporti, però lei ha detto che suo padre le avesse parlato sempre di rapporti indiretti tramite vaselli, addirittura escludendo rapporti diretti. Sì, assolutamente sì. E ciò non toglie, non tanto so, che una volta mi disse che l'aveva incontrato, che per caso era capitato magari di incontrarlo, non so se assieme a Letta, non so, a qualche altro, ora non mi ricordo tutti i particolari. Tanto però rapporti, lei proprio salutarsi, non lo so, rapporti, tutti i rapporti erano filtrati sempre dal conte Vaselli. E c'era, per quello che le disse suo padre, anche una ragione per la quale, pur in presenza di quello che lei dipinge come suo padre le dipinge come un flusso informativo reciproco, è importante, perché la cosa che ha detto lei è importante, non è? E c'era una ragione per la quale non si vedevano, non si incontravano. Per motivi di opportunità, essendo due personaggi tutti e due pubblici e riconoscibili all'occhio della gente, cioè, era proprio inopportuno che mio padre incontrasse finalmente in pieno centro il dottor De Gennaro. Ma quando c'era, è sempre stato così, quando c'era una persona di mezzo si faceva sempre riferimento alla persona che di fatto faceva da filtro e avviva le notizie, perché la frequentazione tra De Gennaro e Vaselli era nota e ben nota, c'erano tante amicizie in comune, Carraro, Letta e robe varie, si frequentavano in tanti posti, per cui ci si serviva. Mio padre poi era socio fittizio con il Vaselli in tante situazioni, per cui mio padre diceva sempre che bisognava dare una logica e una spiegazione a ogni tipo di rapporto che poteva essere frainteso. Senta, ma il rapporto tra suo padre e il conte Vaselli a quando risale? Il rapporto tra mio padre e il conte Vaselli risale esattamente agli anni nella quale mio padre espleta la funzione di assessore alle municipalizzate, in quanto il nonno del conte Vaselli aveva vinto l'appalto per la gestione di tutta quella che era la raccolta dei rifiuti nel comune di Palermo. Era, diciamo, quella che mio padre chiamava una delle tre grandi mucche che distribuivano costantemente e mensilmente soldi alla macchina non solo politica, affaristica, ma anche alla che passavano soldi alla a tutto quello che erano gli apparati, diciamo, di Cosa Nostra vicini a mio padre e nonne, perché poi a secondo pure l'azienda era più vicina al gruppo Rina o più vicina al gruppo Provenzano. Comunque quello da dove si traeva più cassa erano gli appalti pubblici per la manutenzione delle strade, per la manutenzione degli impianti della luce e per la manutenzione per la raccolta dei rifiuti, per quello che era la manutenzione e la costruzione dei porti. Quello diceva mio padre, erano entrate sicure, perché erano appalti che duravano 5 e venivano sempre rinnovati nel tempo e davano grandi frutti e grandi profitti. Per quello che le consta e le risulta, dopo questo episodio degli anni Ottanta, ci sono state altre informazioni che sono pervenute a suo padre attraverso il canale De Gennaro Vaselli su, non so, indagini in corso, provvedimenti giudiziari in via di predisposizione e quant'altro? Nei confronti di mio padre. Era stato informato mio padre che del provvedimento giudiziario che l'avrebbe raggiunto. Infatti mi ricordo le parole di mio padre: voglio prendere il toro con le corna, non voleva andare via e siede qua. Cioè, ci attivammo soltanto per cercare di
monetizzare, di far sfuggire alla macchina del sequestro più appartamenti possibili. Senta, noi nelle scorse udienze in particolare abbiamo... Anche negli anni 90 comunque eravamo stati avvisati del mandato, di un mandato di cattura per giunta che avrebbe riguardato pure il Vaselli. E comunque c'erano stati degli interessamenti anche dello stesso De Gennaro per far assegnare, per far poi revocare al dottor Carnevale l'alla. Difatti mio padre era molto tranquillo durante quella carcerazione, fu revocata poi appunto grazie a una sentenza del dottor Carnevale. Stiamo parlando della carcerazione del 90 nel processo 90. Sindaci, eseguita dal GIP Grillo, o il giudice istruttore, non so allora come si chiama. Senta, ma noi abbiamo esibito, e lei ha riferito anche i commenti di suo padre, alcuni documenti nei quali si fa riferimento a De Gennaro in termini anche un po' invece di critica, anche piuttosto aspra. Sì. Super poliziotto, adesso non ricordo. SP, anche in alcuni pizzini che mio padre veicolava, era sempre nominato SP. Poi l'articolo, quello esempio di giornalismo cialtrone, che sì, si riferiva pure a De Gennaro come... Sì, c'era un grande astio, ma di contro veniva sempre invitato a continuare nei rapporti. Chi? Mio padre, sia dal signor Franco che dal Vaselli, nel mantenere questo rapporto vivo, perché mio padre imputava troppe cose a De Gennaro che secondo anche il Vaselli e cose non erano, cioè, non erano solo frutto, ma erano anche, come mi spiegava Vaselli, delle prepotenze di mio padre, perché non mi ricordo come, anche quando si parlò dell'arresto di mio padre, come Vaselli mi diceva, gli era stato detto al congresso di Agrigento di mettersi da parte, ha voluto tirare troppo la corda, e con le dimissioni dei sindaci Pucci, Martellucci, nel modo Vaselli, anche quando io riferivo queste cose, mi diceva, non ti scordare, sì, De Gennaro è vero che gioca su più fronti, ma dice, tuo padre ha delle grandi responsabilità, a volte i consigli proprio non li vuole accettare. Lei che rapporto aveva con il conte Vaselli? Ottimo. Questo rapporto riguardava anche i rispettivi familiari? Sì, ottimo. E ci sono dei familiari del conte Romolo Vaselli ancora in vita che avevano rapporti con lei, con voi? Sì, cioè, prima di tutto c'era una società che era stata... C'era stata allora, perché anche tramite il dottor De Gennaro. Signor Presidente, la Parma. Sì, prego. Volevo comunicare che il detenuto Cinà Antonino intende rinunciare al proseguo dell'udienza e poi l'avvocato Folli deve andare via, quindi abbandona la saletta. L'avvocato Folli, quindi, chi delega per essere rappresentata? Nomino mio sostituto processuale l'avvocato Luisa Renzo. Va bene, prendiamo atto, e allora prendiamo atto anche dell'allontanamento per rinunzia del Cinà, e possiamo interrompere il collegamento. Chiedo scusa, signor Presidente, da Parma Saletta 4. Prego. Anche l'imputato Riina vorrebbe rinunciare a proseguire in udienza. Prendiamo atto, e anche Riina quindi può allontanarsi. Rimane in questo caso il collegamento per l'avvocato Renzo. Grazie. E allora, ritorniamo a quei familiari, la domanda era su questo, mi pare che è stata interrotta. Sì, finiamo questo argomento e poi facciamo una pausa pure noi. Sì, allora, con è lungo anche questo, il rapporto con i familiari, con Filippo Vaselli, nasce anche nel momento nel quale mio padre chiede, cioè assieme al Vaselli, acquisiscono l'azienda col permesso, difatti era stato chiesto anche a De Gennaro se era il caso, robe varie, perché parliamo di un periodo nel quale mio padre non faceva più parte attiva e politica a livello proprio ufficiale, ma era stato già oggetto di
indagini, arresti e cose, ma negli anni 90 mio padre, tramite il Vaselli, soffiano, proprio come si dice, gli levano l'appalto della manutenzione delle strade Fogne al Rina, ma lì c'era stato tutto un giro di sgarri. Il presidente dovrei raccontare a monte, c'era stato un'invasione di campo da parte del... Sì, ma non è necessario, perché la domanda del PM era molto più circoscritta, chi fossero questi familiari. Sì, abbiamo fatto, nel senso che avevamo fatto società insieme al Vaselli per la Cozzani e Silvestri, abbiamo fatto società insieme al Vaselli per la ICES, quindi per la ricerca delle perdite del sistema acquedotto, società dove lavoravano i miei fratelli, dove pigliavano lo stipendio, frequentavano gli uffici palermitani, gli uffici romani, per cui c'era sempre un continuo incontro. Incontro che per giunta, rapporto che si è tenuto pure mentre mio padre era gli ultimi anni di vita, quando il conte Vaselli uscito di carcere aveva ancora quella questione dell'eredità bloccata, e su ordine mio padre io continuavo a dare 5.000 euro al mese alla famiglia Vaselli per cercare di andare avanti nelle spese in attesa che si sbloccasse tutto l'intreccio dell'Italia. Presidente, dovremmo iniziare un altro... Quindi se abbiamo chiuso sulla questione di Gennaro possiamo eventualmente aggiornarci, altrimenti sarebbe opportuno per completezza. No, al momento abbiamo chiuso. Va bene, e allora ci vogliamo aggiornare a domani per la prosecuzione, così raccogliamo anche la sollecitazione. Grazie, del... Presidente. Presidente, io per, diciamo... Allora, intanto il Giacimino può allontanarsi, là può ritornare al suo posto. Per l'organizzazione dei